Anche oggi facciamo i viandanti, ci eravamo lasciati con questa immagine ieri. I viandanti si mettono in cammino su strade solitarie e vedono le cose più varie. La fretta diventa impossibile, cresce la pazienza, tace il frastuono del giorno secolare e all'interno divampa il fuoco che scalda. Attorno al fuoco siedono le ombre di un tempo. Si lamentano sommesse e danno notizie del passato. Ebbene, che tra noi oggi possa continuare a ardere quell'antico fuoco ancestrale, un fuoco che riunisce quelli che sono lontani e quelli che sono infreddoliti, quelli che non possono vedersi né toccarsi, vincendo la sofferenza e spezzando la necessità per cercare la verità nel cammino degli altri diversi da noi. L'uomo ha bisogno di verità, come di cibo. Un sano sviluppo mentale sembra dipendere dalla verità come l'organismo vivente dipende dal cibo. Se la verità manca o è incompleta, la personalità si deteriora. La verità ha bisogno di essere accolta. Richiede un nutriente contatto col proprio mondo interno e con la propria esperienza emotiva, fonte di significato. Essa è sempre esposta alle bugie, alle menzogne, alla parte satanica della mente, come scriveva Bion, capace di avvelenarla e di confonderla. La verità, invece, ha un potere performativo, è capace di operare trasformazioni. Se la verità è il nutrimento della mente e le menzogne ne sono il veleno, allora la mente, ricevuta la verità, è in grado di crescere e di svilupparsi, mentre per converso, se avvelenata dalle menzogne, inaridisce nella malattia mentale che si può considerare proprio una specie di morte della mente. Cosa succede quando si rimuove la verità? L'intera storia della tirannia è là per darci la risposta. Si esprime altrove, in un altro registro, in un linguaggio cifrato, clandestino, quello della nevrosi individuale e collettiva. Questa espressione lacaniana campeggiava nel primo portale dell'Apre a indicare cosa ci muove nel nostro essere qui dopo 10 anni ancora, come punto di repere per salpare per nuove rotte. Italia, alla quale abbiamo voluto dedicare questo convegno, ci ha insegnato l'amore per la verità, testimoniando con il suo essere il punto di contatto tra la vita e la verità. Abbiamo così appreso che la vita deve trasformarsi aprendosi alla verità, anche soltanto per sostenerla. In questo aprirsi alla vita c'è qualcosa di più che l'accettazione della verità, c'è l'espressione della vita stessa, la rivelazione delle sue viscere. La nostra capacità di dire la verità muore attraverso le bugie che diciamo agli altri e a noi stessi. Allora dovremmo compiere un cammino come quello di Pinocchio, sperando di trovare un Geppetto, una fata turchina, un grillo parlante e soprattutto la balena che ci ospiti per 3 giorni, così da ritrovare anche noi la lettera perduta. Ciò che è importante comprendere è che il passaggio dalla verità alla bugia è un'insidia sempre presente in ognuno di noi, nei singoli come nei gruppi. La sua possibilità ci attraversa e la deriva di passaggio abita e si nasconde negli ideali, nelle lotte che appaiono più nobili, nelle cause più giuste, laddove, perdendo la consapevolezza della sua estraneità e della sua trascendenza, trasformiamo la verità in possesso della nostra mente e appiattiamo la dialettica irriducibile della sua essenza nelle nostre tesi assolutizzate, rese principi. Si tratta di una ricerca di continua apertura al senso, a un senso che ci sopraggiunge, scrive Bion in Attenzione e Interpretazione. La bugia ha bisogno di un pensatore che la pensi, la verità o il pensiero vero non ha bisogno di un pensatore. Questi non è logicamente necessario. Il pensatore non ha effetto sulla verità, ma la verità è logicamente necessaria al pensatore. La bugia e il suo pensatore invece sono inseparabili. I termini sono completamente ribaltati. L'incontro recettivo, la disponibilità del pensatore ad accogliere, ad ospitare un pensiero vero e a lasciarsi attraversare e permeare da esso, realizza una relazione feconda e svela la verità. Ma in questo cammino non possiamo vedere noi stessi in verità. Dobbiamo avere uno specchio per farlo, tal che dovremo dirci l'uno all'altro: voi siete il mio specchio.
e io il vostro. Se così insieme saremo riusciti a liberarci da quei ceppi che ci imprigionano, in una posizione per cui la menzogna ci appare verità e la verità menzogna, allora potremo vedere le cose e sentirle diversamente, da un altro vertice di osservazione, per accorgerci che l'altro è anche dentro di noi. Invece di vederlo in qualche modo da fuori, ritenendo di scorgerlo nelle opinioni e azioni del nostro prossimo che spesso ci ripugnano, beh, scopriremo che lì, l'altro, noi lo combattiamo e non risolveremo mai il conflitto, essendo del tutto accecati. Viceversa, accettando l'altro, venendogli incontro, scopriremo che è presente anche in noi. E allora forse non lotteremo più, ma guarderemo dentro di noi e taceremo. Oggi tratteremo di un altro tema, al cui al centro troviamo ancora una volta la parola riconoscimento. In questo caso si fa ancora più rilevante il tema del pregiudizio, perché parleremo di diritto di cittadinanza per le persone omosessuali, citizen gay. Se provate a indicare qualcuno tenendo la mano dritta davanti a voi, provateci, vi accorgerete che un dito è puntato verso l'altra persona, ma tre dita sono rivolte verso di voi. Questo può servire a ricordarci che quando denigriamo gli altri, in realtà stiamo solo negando un aspetto di noi stessi che vogliamo nasconderci. Ecco la proiezione di cui parlavo anche ieri, un meccanismo di difesa primitiva in cui condanniamo nell'altro da noi ciò che non accettiamo di vedere in noi stessi dispiacevole, nell'ottica del tu quoque. È un processo psicodinamico che a scuola non si insegna. Personalmente, quando come apre andiamo negli incontri nelle scuole, è la prima cosa che cerchiamo di trasmettere. Si tratta di un trasferimento involontario del nostro comportamento inconscio sugli altri, in modo da farci credere che certe nostre caratteristiche che disdegniamo in realtà appartengono ad altre persone. Quando siamo ansiosi riguardo alle nostre emozioni o ai lati inaccettabili della nostra personalità, per un meccanismo di difesa attribuiamo queste qualità agli oggetti esterni, agli altri. Se per esempio abbiamo scarsa tolleranza nei confronti degli altri, probabilmente è perché tendiamo ad attribuire loro il nostro stesso senso di inferiorità. Ovviamente c'è sempre un gancio che ci invita a compiere la proiezione. Una particolare qualità imperfetta degli altri attiva alcuni aspetti del nostro io che rivendicano la nostra attenzione. Così qualunque cosa dell'io che non riusciamo a riconoscere come nostra viene proiettata negli altri. Tutti noi vediamo solo ciò che siamo. Mi piace pensare a questo fenomeno in termini di energia elettrica. Immaginate di avere un centinaio di prese elettriche differenti sul petto e ognuna di esse rappresenti una qualità. Le qualità che riconosciamo e abbracciamo hanno un coperchio di protezione perché sono sicure in questa maniera. Non sono percosse dalla corrente. Invece, le qualità che ci creano problemi, quelle che non abbiamo ancora riconosciuto e fatte nostre, hanno carica elettrica. Così, quando si presentano individui che mettono in atto una di queste qualità, è come se essi inserissero la spina direttamente nella nostra presa. Se, per esempio, siamo a disagio con la nostra rabbia, o la neghiamo, attireremo persone colleriche nella nostra vita, sopprimeremo il nostro personale senso di rabbia e sentenzieremo che gli altri sono collerici. Dal momento che mentiamo a noi stessi riguardo ai nostri sentimenti più intimi, l'unico modo per ritrovarli è vederli negli altri. Essi ci rimandano l'immagine riflessa delle nostre emozioni nascoste e questo ci permette di riconoscerle e di riappropriarcene. Istintivamente ci ritraiamo dalle nostre posizioni negative. È più facile esaminare ciò da cui siamo attratti piuttosto che guardare ciò che ci ripugna. Prendiamo ad esempio l'arroganza. Se mi offendo della tua arroganza è perché non sto accettando la mia stessa arroganza. Si può trattare di un sentimento che senza accorgermene sto manifestando nella vita presente, oppure di arroganza che nego di poter manifestare nel futuro. Ma se la tua arroganza mi offende, devo rivolgere uno sguardo attento a tutte le aree della mia vita e devo pormi qualche domanda. Quando sono stato arrogante in passato? Mi sto comportando in modo arrogante nel presente? Potrei essere arrogante in futuro? Sarebbe certo arrogante da parte mia rispondere negativamente a tutte queste domande, senza davvero esaminare me stesso o senza chiedere agli altri se abbiano mai visto in me atteggiamenti arroganti.
l'atto di giudicare qualcun altro è arrogante. Perciò ovviamente noi tutti siamo capaci di arroganza. Se abbraccio la mia stessa arroganza, quella altrui non mi potrà più turbare. Potrò notarla, ma non avrà alcun effetto più su di me. È solo quando mentiamo a noi stessi o odiamo qualche aspetto del nostro io che riceviamo una scossa emozionale dal comportamento di qualcun altro. Se non fosse per il fenomeno della proiezione, l'ombra potrebbe rimanere nascosta per tutta la vita, perché alcuni di voi hanno seppellito questi tratti quando avevano 3 o 4 anni. Ciò che proiettiamo, se non lo possedessimo anche noi, non potremmo riconoscerlo nemmeno negli altri. Un vecchio detto dice: si riconosce solo ciò che si conosce. Negli altri vediamo solo quello che ci piace o non ci piace di noi stessi. Non vediamo le cose come sono, ma vediamo le cose come siamo. E pertanto tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci a capire noi stessi. La proiezione è molto facile da identificare. Se qualcosa o qualcuno nel nostro ambiente ci informa, probabilmente non stiamo proiettando. Se invece ci turba, ci sono buone possibilità che siamo vittime delle nostre stesse proiezioni. Per taluni, l'omosessualità è una deviazione dalla norma. Ma non ci sono norme. Tutti gli uomini sono eccezioni a una regola che non esiste. E non credo che per corroborare un diritto di natura occorre ricorrere all'epigenetica. Personalmente, e come riflessione portata avanti in Apre da 10 anni, riteniamo che tutte le caratteristiche di personalità derivino da vita psichica di relazione. Come pianista e pianoforte, così la mente controlla il suo cervello. Questo è quel che sostengono Eccles e Sperry, ambedue Nobel per la neurofisiologia, insieme a tanti altri scienziati. Affetti e pensieri possono causare perfino cambiamenti molecolari specifici ai geni, e non il contrario. Non è il gene che crea una personalità, al contrario, la vita psichica di relazione che inizia fin dal periodo intrauterino influenza anche la genetica. E il cervello è organo necessario, ma non sufficiente a spiegare la coscienza. La mente e la personalità non sono strettamente correlati al cervello e al suo funzionamento. La coscienza non è riducibile a eventi neurali. Il significato del messaggio non sarà mai trovato nella chimica dell'inchiostro, scrive Sperry. Vado a concludere. Citando Hillman, chiedo a tutti noi, me per primo, perché nelle vostre teorie dell'universo io, psiche, vengo così trascurata? Perché nello schema delle cose mi viene attribuito un posto così casuale? Perché quel mito della creazione con il quale nella cultura occidentale viene spiegata ogni cosa, l'evoluzione nel tempo mi include solo in uno stadio così avanzato e uno spazio così esiguo dentro la scatola canica e la pelle dell'uomo? Cosa dicono le vostre teorie della materia, le loro formulazioni matematiche, i loro calcoli astronomici, i vostri stessi concetti di realtà? Cosa dicono alla mia reale condizione, con tutta la sua preoccupazione per vivere sulla terra, per gli enigmi dell'amore e della bellezza, della giustizia e dell'agir bene, dell'educazione e della malattia? L'oggettività scientifica è il manto con cui l'Occidente vela a se stesso il proprio cuore, scriveva Jung. E noi dell'Apre, come nel nostro simbolo, cerchiamo di pensare con il cuore. Così tentando di sviluppare un esprit de finesse che speriamo ci porti a sentire diversamente. Il cuore batte solo per udire, ascoltando vedrà. Ecco perché per far questo occorre ascoltarci affettivamente, andando ciascuno a bottega nella mente dell'altro. Il fondamento essenziale della nostra personalità è l'affettività. Pensiero e azioni non sono, per così dire, che un sintomo dell'affettività. Chiedersi allora da dove, da cosa e perché dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere è quindi un falso dilemma, come ci spiegherà magistralmente il caro amico Vittorio Lingiardi. Quel che occorre è comprendere, cioè prendere qualcosa e diventare uniti con essa. Se ci limitiamo a esaminare una persona dall'esterno, senza diventare una con lei, senza metterci nei suoi panni, nella sua pelle, entrare nelle sue scarpe, non arriveremo mai a comprendere. Per questo, però, dovremmo essere esenti del tutto da 4 pregiudizi.
quattro difetti, chiedo scusa, un lapsus. Quattro difetti, e sono pregiudizi, certezze arbitrarie, ostinazione ed egoismo. Vi lascio con un'immagine. Noi tutti vediamo il mondo dal nostro particolare punto di vista. Vediamo il mondo attraverso una finestra. Più pulita è la finestra, meno vedo il vetro e la finestra. Più sono in sintonia e amo ciò che vedo, più non vedo la mia finestra, ma vedo attraverso la finestra. E anche io allora posso dire all'altro accanto a me, anche tu vedi attraverso una finestra. E allora possiamo scambiarci le nostre osservazioni. Io non vedo attraverso la finestra del mio vicino, ma posso ascoltare la descrizione di ciò che egli vede e dirò, io non vedo la stessa cosa perché vedo attraverso la mia finestra, ma sento che tu mi dici che c'è dell'altro. Allora scopro che l'altro, il mio vicino, non vede allo stesso modo che vedo io, ma allora scopro che anch'io non vedo tutto il mondo. Io sento l'altro che mi dice qualcosa sul mondo o sulla realtà che lui vede e che io non so. Allora scopro che il mondo è più bello di quanto pensassi. Credevo che la mia vista abbracciasse tutto, ma ora tu mi dici che c'è dell'altro, che può piacermi o meno quest'altro, ma che c'è dell'altro e che è un arricchimento, una sfida. Ma attenzione, anche se la finestra è la stessa, non tutti quelli che vi si affacciano vedono le stesse cose, perché la veduta dipende dallo sguardo. E allora non ci resta che metter mano ancora una volta ai remi, perché il vento ancora una volta non ci è favorevole. Occorre compiere una seconda navigazione, un percorso come quello proposto da Platone nel già tante volte citato mito della caverna, per poter compiere il vero viaggio di scoperta, il quale non consiste nel cercare nuovi orizzonti, ma nell'avere sguardi e occhi nuovi. Grazie. Presento il professor Marco Innamorati, che insegna psicologia dinamica e dello sviluppo all'Università di Tor Vergata, che presiederà questa sessione, sarà il nostro CEIR. Grazie. No, mi limito invece semplicemente, visto che abbiamo già un po' di ritardo, a presentare il primo dei nostri relatori, che è Vittorio Lingiardi, che è uno degli psicologi, psicoanalisti, psicologi analisti, perché è di formazione junghiana, io tengo a ricordarlo anche se lui un po' si schermisce di questo ultimamente, ma insomma, vous êtes engagé, non c'è niente da fare, una volta junghiani si è sempre junghiani per tutta la vita. È noto in Italia per una serie abbastanza infinita di pubblicazioni, tra cui il libro sull'alleanza terapeutica, tra cui il libro sui meccanismi di difesa scritto con Madeddu, tra cui una serie di libri sulla personalità e tra cui anche un libro che è particolarmente importante in questo contesto, che è Citizen Gay, che dà oltretutto il titolo a questa sessione. Quindi senza indugio cedo la parola a Vittorio. Grazie Marco, grazie Filippo, ai colleghi che mi hanno invitato. La mia relazione si intitola, come leggete, Si nasce o si diventa, una domanda sbagliata sull'orientamento sessuale, ma anche una domanda che spesso ci si sente rivolgere, si sente rivolgere, e spesso penso, perlomeno questa è la mia esperienza clinica, le persone giovani che capiscono di essere gay o lesbiche pongono a se stessi. E quando c'è una domanda che nella sua formulazione ha, segue percorsi complessi e non tutti coerenti, vale la pena, secondo me, di decostruirla per coglierne il significato. E mi piace partire da un verso di una poesia, di un poeta che amo molto, che è questo, è Allen Ginsberg, e quello è lo scaffale della mia libreria con i suoi libri. Allen Ginsberg dice: scrivo poesia perché i miei geni e cromosomi si innamorano di ragazzi e non di ragazze. Questo è un verso sventato, è un verso felice, appunto dai Cosmopolitan Greetings di Allen Ginsberg, che manda all'aria secoli di controversie sul ruolo che natura e cultura hanno nel governo delle nostre vite. Ma sappiamo che i poeti seguono
logiche idiosincratiche e arcane, mentre gli altri, prima o poi, alla domanda si nasce o si diventa, arrivano. E con questa domanda di solito si intende, ma l'omosessualità, le omosessualità, sono figlie dell'educazione, sono figlie delle interazioni sociali, sono il risultato di interazioni primarie più o meno specifiche, conseguenza di un'esperienza traumatica, o è tutta una faccenda di ormoni e di geni? Domanda sbagliata. Perché domanda determinata da due pregiudizi. Il primo è che nasciamo tutti come tabule rase, pronti a essere plasmati dall'esterno, educazione, ambiente, esperienze. Oppure che nasciamo invece programmati già per specifici gusti, desideri e comportamenti. L'errore è la posizione binaria, natura o cultura, interno o esterno, bianco o nero. La vita, invece, sappiamo benissimo, è fatta di sfumature, speriamo più di 50 e speriamo non tutte grigie. Vi leggo due piccoli stralci di vita. A mio padre piacevano gli attrezzi di lavoro, da lavoro, i fucili, le automobili, i camion e i camper. A me no. Gli piaceva costruire le case, andare a caccia, smanettare coi motori. E certo, gli sarebbe piaciuto vedermi giocare al suo fianco e fare tutte queste cose con lui, ma mentre lui tinteggiava le pareti, si dedicava a lavori di idraulica e di elettricità, io me ne stavo sdraiato sul pavimento del soggiorno ad ascoltare alla radio sabato mattina all'opera. L'altro dice: mio padre mi ha insegnato come si fa un buon lancio a baseball e ci portava alle partite dei Red Sox. Ricordo quelle partite come i momenti più emozionanti della mia infanzia, era come se anch'io facessi parte di quello sport, come se qualcuno mi avesse infuso il baseball nelle vene e da allora l'ho sempre avuto nel sangue. Di questi due racconti che trovate nel bel libro di Simone Levay, Gay, Straight and the Reason Why, che è stato da poco tradotto in italiano col titolo Gay si nasce, dicevo, di questi due racconti, quale è stato scritto da un gay e quale è stato scritto da un eterosessuale? Provate. Questi scritti qua, quale è stato scritto? Girolamo dice, sembrerebbe il primo mentre invece è il secondo. La risposta esatta è che sono stati scritti tutti e due da due giovani uomini gay. Sono entrambe memorie autobiografiche di due uomini gay, ma se li facessimo leggere a un campione casuale di lettori, è probabile che il primo verrebbe attribuito a un gay e il secondo a un etero. Oppure, in un tempo più postmoderno e con maggior arguzie, come dimostra Girolamo, è probabile che il secondo potrebbe essere attribuito a un gay e il primo a un etero. In realtà il binarismo compulsivo, come lo chiama Judith Butler, è un atteggiamento mentale che, tra le altre cose, oscura la possibilità di qualcosa che io chiamerei sensazioni di genere misto. Quelle che un paziente gay, per esempio, descrive così. Io so che mio padre avrebbe voluto che diventassi un uomo e sapevo che non sarei mai diventato un uomo come lui, però non volevo diventare una donna. Non volevo diventare un uomo nel senso letterale del termine. Non è solo un errore il binarismo compulsivo, è anche un pericolo e ancora più quando parliamo di sessualità. Perché mettere in opposizione le categorie implica il rischio di creare delle gerarchie. E le gerarchie hanno sempre derive rischiose, perché dopo finisce che attivo è meglio di passivo, che maschio è meglio di femmina, che alto è meglio di basso, che bianco è meglio di nero e naturalmente che etero è meglio di omo. Non intendo dire che siamo obbligati a cucire insieme gli opposti, anzi possiamo accettarli come tali, spesso non abbiamo alternative. Buongiorno. Però respingere i binarismi forzati non significa nemmeno perorare delle noiose equidistanze per eliminare i contrasti, però significa mettere in contatto quegli elementi che proprio grazie alla loro disgiunzione possono produrre un dialogo clinico e alla fine una sintesi anche mentale. Per far piacere a Marco gli dico che gli junghiani direbbero coniunzio oppositorum.
Recentemente anche il dibattito teologico e scolastico sull'omosessualità si è arricchito di incredibili sfumature e posizioni che cercano di trascendere lo stereotipo dicotomico born this way versus sinful choice, cioè è nato così oppure no, è un peccatore. Un'indagine uscita recentemente nel 2014 condotta da Dawn Moon ha individuato, l'ho trovato molto divertente, 6 visioni religiose in tema di omosessualità. Vengono etichettate così: God hates fags, Dio odia i froci. Love the sinner, hate the sin. Ama il peccatore ma odia il peccato. We don't talk about that. Noi non parliamo di queste cose. They can't help it. Non ci possono fare niente. God's good gift. È un dono di Dio. Fino addirittura a una posizione queer teologica che dice è una chiamata divina. Nel 24 lo scrittore André Gide diceva che tutti gli intermediari, tutte le posizioni intermedie esistono tra esclusiva omosessualità e eterosessualità esclusiva. In realtà anticipava letterariamente il rapporto Kinsey, che all'inizio degli anni 50 scuote il mondo scientifico mostrando che nel sesso le cose non sono tutte bianche e tutte nere. Per Kinsey la possibilità di ricondurre l'intensità dell'orientamento sessuale alla varietà delle sue gradazioni indica che la natura non si esprime per mezzo di categorie discrete, che sono piuttosto un'invenzione della mente umana, quando cerca di forzare i fatti in comportamenti e in compartimenti separati. Attraverso le più varie linee di sviluppo, la sessualità sembra trovare per ciascun individuo il suo idioma, la sua impronta digitale, insomma la sua espressione, quello che io preferisco chiamare il senso dell'orientamento, che come vedete è fatto di tante cose: l'attrazione erotica, le fantasie, l'innamoramento, i comportamenti veri e propri, sessuali e relazionali, e poi la definizione di sé e il riconoscimento in un gruppo. Vi chiedo una piccola digressione nella storia sociale. Havelock Ellis, tra i primi a studiare la sessualità, diceva: omosessualità è un termine barbaramente ibrido del quale non mi assumo alcuna responsabilità. Sapete che sia omo sia eterosessualità sono parole, diciamo, inventate alla fine dell'Ottocento. Ovviamente sappiamo che le pratiche e gli affetti omosessuali sono sempre esistiti e che il modo di nominarli, di organizzarli, di valutarli è essere diverso storicamente e culturalmente. La persona omosessuale nel corso della storia è transitata attraverso diverse finestre, è stata guardata da diverse finestre. Quella della giurisdizione morale è un atto lecito oppure un atto illecito, quella della giurisdizione scientifica è un'identità sana o patologica, e oggi quella politica è un soggetto di diritto o non è un soggetto di diritto. E ogni volta la persona omosessuale ha portato dentro di sé questo frammento di identità. L'idea di un orientamento stabile, sessuale nel senso omo-eterosessuale, in grado di influenzare lo sviluppo psicologico, è figlia della medicina, diciamo, dell'epoca vittoriana, e solo nella fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la persona omosessuale, l'omosessuale, inizia ad acquisire una fisionomia pubblica. Lo racconta bene Michel Foucault quando sottolinea come l'interesse positivista per la varietà dei comportamenti sessuali umani abbia implicato una specificazione nuova degli individui. Fino allora la sodomia, quella degli antichi diritti civile e canonico, era solo un tipo particolare di atti vietati. L'autore era soltanto un soggetto giuridico o un soggetto morale. Invece l'omosessuale del XIX secolo diventa un personaggio. Ha un passato, ha una storia, ha un'infanzia connotata, ha un carattere, ha un modo di vivere. Questo è l'omosessuale della psicoanalisi. Non è più dedito a una pratica immorale, è caratterizzato da una psicologia. Sappiamo che spesso, quando la psicologia cerca le cause di se stessa, si trasforma nella psicopatologia.
Fino agli inizi del secolo scorso, del Novecento, essere omosessuale era quasi sempre una questione privata. C'erano certo delle avanguardie pubbliche, politiche o letterarie, ma raramente prevedeva la dimensione pubblica. La maggior parte delle persone omosessuali, più che la visibilità, come oggi, praticava l'invisibilità. E soltanto il tribunale, da Oscar Wilde a Alan Turing, aveva il potere di trasformare poi gli omosessuali in citizens, cittadini, che però avevano infranto la legge. Anche se già verso la fine dell'Ottocento un dibattito sui diritti delle persone omosessuali iniziava a prendere forma, è solo col 1968 che si impone il tema, oggi attualissimo, dei diritti gay. Mi sembra che tra una settimana la Camera dovrebbe approvare la legge sulle unioni civili. Questi diritti gay, questa parola gay, che nasce in opposizione all'idea della tristezza, del suicidio, della depressione, della vita fallita, perché significa gaio, però per molti una leggenda metropolitana vuole che sia anche l'acronimo di Good As You, cioè sono valgo quanto te. Però è da pochi anni che molti, non tutti, ma molti ragazzi gay e lesbiche hanno la possibilità di pensare a se stessi e a se stesse come a persone praticamente normali. Ma senza Stonewall, senza i movimenti per la liberazione gay e lesbica, i giovani delle nuove generazioni però non avrebbero mai potuto iniziare a guardare le loro vite future in modi simili a quelli dei loro coetanei eterosessuali, cioè realizzarsi professionalmente, avere un partner con cui dividere la vita, costruire una famiglia. La storia del resto sa essere veloce e imprevedibile. Pensate che 60 anni fa in Italia le donne non avevano diritto di voto e 50 anni fa in alcuni stati degli Stati Uniti i matrimoni interrazziali erano illegali e che 40 anni fa l'omosessualità era classificata dal DSM tra le malattie mentali. Poi oltre alla storia c'è la geografia che dal canto suo impone frontiere non sempre valicabili. Pensiamo all'Iran, un paese in cui le persone transessuali sono operate legalmente, però, come dichiarò in Mondovisione il presidente iraniano Ahmadinejad nel 2007, we don't have homosexual like in your country. In Iran non ci sono omosessuali come in Occidente. E questo perché per una teocrazia e per un sistema appunto di opposizioni binarie è più pensabile la transessualità perché pone la questione maschio-femmina che non l'omosessualità, che in qualche modo smantella un ordine stabilito relativamente ai ruoli della sessualità. Questo bel signore si chiama Dinesh Bugra, ha 61 anni, è indiano, è stato per tanti anni professore di psichiatria al King's College di Londra ed è il presidente della World Psychiatric Association, la più importante associazione psichiatrica che conta 200.000 psichiatri in tutto il mondo. Dopo che è stato eletto, in un'intervista al Guardian, ha detto di avere un compagno, Mike, di 30 anni più giovane. Gli amici e i familiari ne erano al corrente, però in ambito professionale Dinesh Bugra non si era ancora dichiarato. È cresciuto a Yamunanagar, una cittadina del nord dell'India, e ricorda che da ragazzo non conosceva il termine con cui avrebbe potuto definire i suoi sentimenti. Bugra è il primo presidente dichiaratamente gay del WPA, dell'Associazione Internazionale degli Psichiatri. Il suo coming out acquista un significato speciale per una professione la cui storia è macchiata di abusi. Dall'elettroshock alla castrazione chimica, avete visto prima Alan Turing, che è il padre dell'informatica teorica e che negli anni 50, dopo la condanna e una cura chimica per la sua omosessualità, si è suicidato. E dopo gli elettroshock e le cure chimiche sono naturalmente arrivate le terapie riparative. Ecco, il coraggioso coming out di Dinesh Bugra assume particolare importanza oggi in un momento storico in cui ci sono invece paesi come la Russia e gran parte dell'Africa, tranne il Sudafrica, che hanno imboccato la strada della persecuzione delle persone gay e lesbiche. Perché ho fatto questo escursus storico e culturale? Perché in tutte queste varianti culturali, politiche, antropologiche, c'è un invariante, cioè il modo in cui la società percepisce o interpreta le cause dell'orientamento sessuale.
Questo ha un incredibile impatto sulla condizione sociale delle persone gay e lesbiche. Per esempio, c'è un gruppo religioso conservatore statunitense che ha scritto un libro che si intitola Getting Straight, fallo in modo normale, che combatte l'idea che l'orientamento sessuale possa essere una caratteristica innata come la razza. Perché dice, a quel punto la società finirebbe per proteggere legalmente gli omosessuali dalle discriminazioni, lo fa già coi neri. Gli integralisti religiosi, se l'omosessualità fosse innata, sarebbero più liberi, non sarebbero più liberi di disapprovare l'omosessualità, che invece va socialmente stigmatizzata. È anche probabile che una definitiva dimostrazione dell'origine genetica dell'orientamento sessuale metterebbe la parola fine alle cosiddette terapie riparative, mostrandole poi per quel che sono, delle anticaglie teoriche fondate su falsi presupposti circa lo sviluppo infantile e gravate da pregiudizi anti-omosessuali. Questo è un documento molto interessante, si può anche scaricare da internet, che dell'American Psychological Association, che raccoglie, diciamo così, quelle che vengono considerate le risposte terapeutiche adeguate di fronte a tematiche che riguardano l'orientamento sessuale. E questi sono i vari statement dall'American Academy of Pediatrics fino all'Ordine degli Psicologi e all'Associazione Italiana di Psicologia che prendono posizione relativamente alle terapie riparative. Ma torniamo alla nostra genetica. La ricerca contemporanea sta compiendo dei passi interessanti. Per esempio, ci sono alcuni ricercatori del gruppo di Michael Bailey dell'Università di Northwestern che hanno reclutato un campione di uomini e donne, gay e etero, purché fossero in possesso di videoregistrazioni di quando erano bambini e bambine, i filmini che si fanno in casa, che i genitori fanno ai figli quando sono piccoli. Hanno ricavato dei brevi videoclip e li hanno mostrati a un gruppo di giudici. Questo gruppo di giudici era composto da uomini gay, donne lesbiche e da uomini e donne eterosessuali. A questo gruppo di giudici non era stato rivelato l'orientamento sessuale dei partecipanti allo studio. E in linea con altri studi retrospettivi, questi giudici hanno categorizzato i bambini, vedendo i filmati, come alcuni, diciamo, pre-gay e altri pre-etero. Pre, diciamo, una parola d'obbligo, perché è un po' difficile connotare l'orientamento sessuale di un bambino di 3-4 anni. Però i bambini pre-gay, per certi aspetti, erano meno conformi rispetto al genere di quanto non fossero i bambini pre-etero. Tra l'altro, il giudizio su questi video da parte degli osservatori correlava positivamente con la descrizione personale che poi il soggetto aveva fornito della sua infanzia, quindi suggerendo che questi ricordi erano accurati. Allora, cosa vuol dire? Che le differenze tra bambini pre-gay e bambini pre-etero iniziano a comparire attorno ai 3 anni per aumentare poi nel corso del tempo, cioè questo lavoro chiaramente è stato fatto per deporre per una componente genetica importante nell'omosessualità? Sì e no, perché è evidente che i risultati di questo esperimento sono correlabili con un'altra ampia serie di fattori, per esempio culturali. Levi, di cui vi ho mostrato prima il libro, sostiene però che c'è un'associazione tra l'orientamento sessuale e i tratti di genere, perché la differenziazione sessuale del cervello avviene sotto l'influenza di un comune processo biologico, ossia quello degli ormoni sessuali. E ovviamente, aggiunge, questo tipo di punto di vista comporta però un rischio, la stereotipizzazione. Un altro gruppo, sto riportandovi, diciamo, delle ricerche in modo tale che poi ciascuno si possa anche fare un po' le sue idee, naturalmente poi, insomma, cercherò di dire la mia. Il gruppo di Alan Sanders ha pubblicato su Psychological Medicine un lavoro su 409 coppie di fratelli omosessuali per determinare, grazie, se alcuni uomini sono geneticamente predisposti a essere gay, confermando l'esistenza di geni sia nel cromosoma XQ28, che è quello famoso che fu scoperto come in qualche modo legato all'orientamento sessuale, o anche nella regione pericentromerica del cromosoma 8, che influenzerebbe lo sviluppo dell'orientamento sessuale solo maschile. Tra l'altro è curioso che la ricerca genetica sull'omosessualità riguarda quasi esclusivamente i maschi, ci sono pochissime ricerche sulla genetica dell'orientamento sessuale delle donne.
E questo gruppo di Alan Sanders conclude il paper dicendo: l'orientamento sessuale non ha nulla a che fare con la scelta. I nostri risultati suggeriscono che ci potrebbero essere dei geni in gioco, ma non sono completamente determinanti. Altri fattori ambientali sono certamente coinvolti. Quindi gli autori stessi sottolineano che sarebbe un'ipersemplificazione sostenere l'esistenza di un gene gay. È interessante appunto notare che anche chi pubblica dei lavori sulla genetica dell'omosessualità sente sempre il bisogno, come Levi, come Sanders, di chiarire a un certo punto della pubblicazione che in realtà questa ricerca può spiegare qualcosa, ma non certo tutto. La mancanza di risultati conclusivi non dovrebbe però indebolire l'ipotesi, suffragata da molti studi su famiglie e su gemelli, di un'influenza genetica sull'orientamento sessuale. Del resto, tutta la genetica comportamentale è difficile, in tutta la genetica comportamentale è difficile identificare geni che abbiano effetti forti. Per esempio l'intelligenza, che sostanzialmente in buona parte è ereditabile, però se fai degli studi sul genoma non sei in grado di localizzare dei geni singoli che rendano conto di più del 0,4% della varianza nell'intelligenza della popolazione. Quindi, per quanto riguarda l'orientamento sessuale, si potrebbe dire, volendo avvicinarsi all'ipotesi genetica, che esistono geni importanti che non sono stati localizzati, oppure che l'orientamento sessuale potrebbe essere debolmente influenzato da tanti geni. Insomma, la genetica è un territorio molto esplorabile. Ci sono altre ricerche sulle componenti genetiche dell'orientamento sessuale che indicano che nei gemelli monozigoti, quelli monovulari identici, in cui uno dei due è gay, la probabilità che anche l'altro sia gay è molto più alta rispetto alla percentuale di persone omosessuali nella popolazione generale. Cioè 20-50% nei cosiddetti identical twins, nei gemelli identici, e 2-10% nella popolazione generale maschile. Però vengono alla mente due obiezioni. Uno, non si tratta del 100%. E due, è comunque verosimile che i gemelli vivano negli stessi contesti culturali e ambientali. Inevitabilmente la rivalutazione di un'ipotesi genetica alla base dell'orientamento sessuale interroga anche gli scienziati evoluzionisti. Com'è possibile una trasmissione di fattori genetici? Mettiamo questa famosa regione XQ28 del cromosoma X, che inducono un comportamento che però riduce il successo riproduttivo dei portatori. Tra le varie risposte ricordiamo quella di un gruppo italiano di Padova coordinato da Camperio Ciani, secondo il quale la presenza di geni che influenzano l'omosessualità maschile di nuovo sarebbe compensata da un aumento della fertilità delle femmine lungo la linea materna. In sostanza, Ciani ha trovato che la maggior fecondità delle nonne e delle zie materne di maschi omosessuali rispetto a quelle di maschi eterosessuali bilancerebbe la trasmissione del gene gay. Salto di registro. La letteratura è lunga, vi ho citato dei lavori curiosi, uno nell'ambito dei studi gemellari, uno nell'ambito, diciamo così, evolutivo e l'altro nell'ambito della darwiniano, diciamo così, della teoria dell'evoluzione. Ma su un altro registro, se l'individuazione di un gene gay per l'omosessualità portasse con sé conseguenze estreme di eugenetica, la fantasia di una società neonazista in cui feti con la sequenza XQ28 sono eliminati con aborti riparativi, oppure una riproduzione programmata atta a eliminare aspetti problematici. Insomma, identificando il gene dell'omosessualità, una società nazifobica, omofobica, potrebbe sollecitare appunto interventi sui feti. È ovvio che è fantascienza, però se fosse dimostrata una determinante genetica dell'orientamento sessuale, saremmo di fronte comunque, secondo me, a una regolazione multigenica e a fattori non di trasmissione ma di mediazione genetica. Insomma, abbiamo a che fare con delle complessità inesauribili che abitano dei mondi in gran parte sconosciuti. Nessuno sa rispondere alla domanda perché sei eterosessuale o perché sei omosessuale.
Questa è una pubblicità Progresso di un po' di anni fa della regione Toscana. Io la apprezzo per lo slogan, l'orientamento sessuale non è una scelta, la apprezzo meno per l'immagine, non credo che, come si mette maschio e femmina, un braccialettino a un neonato, si possa indicare l'orientamento sessuale di un neonato. Perché le forze biologiche, la regolazione affettiva nelle relazioni primarie, i fattori cognitivi, l'uso che il bambino fa della sessualità per risolvere i conflitti dello sviluppo, per esempio, e naturalmente le pressioni culturali alla conformità, il bisogno di adattamento, sono tutti fattori che, insieme a una non meglio precisata, contributo multigenetico di mediazione, può portare a formare l'orientamento sessuale, a costruire la sessualità di un individuo. Quindi, secondo me, aderire, ma anche opporsi in modo unilaterale agli studi biologici sull'omosessualità, significa anche voler affermare un modello fasullo, retorico di DNA, basato cioè sulla credenza che il gene è una grandezza irriducibile e immutabile e che tra un gene potenzialmente attivo e un certo schema di comportamento ci sia una relazione causa-effetto, cosa molto lontana da quello che probabilmente accade e anche molto lontana da quello che stiamo cercando di portare avanti da anni anche in studi che riguardano la personalità e tanti altri elementi dell'identità individuale, cioè che c'è un dialogo, uno scambio in cui la genetica influenza l'ambiente ma anche l'ambiente influenza l'espressione genetica, cioè il dibattito natura versus cultura. Che avevamo visto, Ginsberg spazza via con un verso prendendo una posizione idiosincratica, ma che ha dominato grandissima parte del secolo scorso, è un dibattito che perde, secondo me, consistenza oggi. Dicevo che proprio la scienza propende per una continuità e una reciprocità tra espressività genetica e contesto ambientale. Tra l'altro dovremmo anche, avendo il tempo, approfondire come variano rispetto, per esempio, ai maschi e alle femmine queste ipotesi sull'orientamento sessuale. Una collega americana, Lisa Diamond, ha scritto un libro molto interessante che si chiama Sexual Fluidity, Understanding Women's Love and Desire, dedicato a degli studi molto importanti su donne etero e lesbiche, in cui ha studiato per 10 anni le transizioni sessuali di 89 donne tra i 16 e i 23 anni, dimostrando per esempio che le donne hanno una maggior flessibilità nel proprio orientamento e indicando come manifestazioni principali della fluidità sessuale femminile, da una parte una non esclusività dell'attrazione sessuale, quindi immaginandole su una scala Kinsey starebbero più nella parte centrale, e poi la capacità di essere attratte più dalla persona che dal genere della persona. Insomma, ogni orientamento sessuale, omo o etero che sia, è così complesso che nessun fattore può esserne davvero completamente responsabile. Tra ambiente, esperienza, struttura e funzionamento cerebrale esiste un circuito di interdipendenza che è capace di promuovere modifiche in un senso o nell'altro della scala Kinsey. Ovvio, le etichette homo, etero, bi sono utili mediaticamente, sono utili politicamente, così come l'acronimo LGBT, eccetera, però inadeguate a esprimere l'ampia gamma delle nostre sessualità. L'ipotesi di omosessualità costituzionale, tra l'altro, non è nuova. In varie forme, una base genetica dell'orientamento sessuale era stata ipotizzata da Krafft-Ebing, da Hirschfeld e anche da Freud e da Jung. Jung addirittura diceva che può essere che l'omosessualità sia un modo di contenere il sovraffollamento del pianeta. Erano tempi in cui non si pensava che anche gay e lesbiche avrebbero potuto avere figli e formare famiglie e quindi contribuire al sovraffollamento del pianeta. Poi negli anni forti della psicoanalisi l'ipotesi genetica era stata completamente accantonata, con gli anni 90 e quindi invece una maggiore attenzione alle neuroscienze, gli studi pubblicati su Nature da Simone Levy, Dean Hammer e altri autori hanno riportato in auge la componente appunto genetica biologica,
le strutture ipotalamiche, le produzioni ormonali, persino i sistemi immunitari sono diventati sistemi, figure diciamo ricorrenti in tema di orientamento sessuale, e hanno completamente sbalzato quello che invece era la teorizzazione psicoanalitica, che era tra le tante, per esempio, mamma iperprotettiva, padre assente, motivando, diciamo così, l'orientamento omosessuale, in questo caso dei maschi, come una mancata identificazione con una figura paterna. Dicevo prima che ci vuole poco a trasformare l'eziogenesi in eziopatogenesi, una scelta oggettuale in una patologia. E bisogna dare atto a Stephen Mitchell, che nel 78, quindi veramente in un momento molto precoce del dibattito psicoanalitico che oggi è quasi dato per scontato su questi temi, diceva che l'idea di una naturale attrazione per il sesso opposto non è mai stata presa in considerazione dalla psicoanalisi, che ha sempre cercato il fattore patologico nella ricostruzione psicodinamica dello sviluppo omosessuale. E per esempio non abbiamo mai preso abbastanza in considerazione che tutta la letteratura psicoanalitica classica sull'omosessualità era costruita sullo studio di pazienti che presentavano organizzazioni nevrotiche o borderline della personalità, che cercavano un aiuto per cambiare orientamento sessuale. Negli ultimi 30 anni invece gli studi psicoanalitici hanno mostrato, per esempio, come cause presunte potessero in realtà essere conseguenze. C'è uno studio molto interessante di Richard Isay sull'omosessualità maschile, relativamente a questo famoso concetto della mancanza di padre, e dice, ma e se la mancanza di padre fosse una causa piuttosto che un effetto, cioè che il comportamento paterno di allontanamento dal figlio sarebbe magari dovuto alla percezione disturbante di un'attitudine omogenea del bambino e all'inconsapevole delusione delle proprie aspettative circa una continuità tra il modo in cui il padre interpreta la mascolinità e lo vuole vedere riflesso nel figlio. Ecco, gli scritti di Isay o quelli di Jack Drescher sono stati i primi scritti psicoanalitici ad affrontare il tema dello sviluppo psichico omosessuale da una prospettiva non immediatamente patologica. E esattamente come le donne negli anni 40 e negli anni 50 della psicoanalisi hanno invalidato delle teorie come l'invidia del pene o come il masochismo primario, parlando di sé, Drescher, Isay e altri psicoanalisti hanno parlato di sé parlando della sessualità e dell'omosessualità, ma è stato un percorso molto complicato perché le società psicoanalitiche non accettavano candidati e men che meno analisti di training che dichiarassero la loro omosessualità, e quindi c'era una impossibilità ad avere il contesto per esprimere, diciamo, delle teorizzazioni o delle ipotesi cliniche diverse. E la storia di questi colleghi, Ralph Rothon, Richard Isay, Jack Drescher, è una storia di persone che hanno fatto l'analisi nelle società psicoanalitiche mantenendo col proprio analista il segreto dell'omosessualità. Nel momento in cui dovevano fare i colloqui di ammissione, quindi più pubblici, dovevano modificare i pronomi nei resoconti delle proprie esistenze. Insomma, è una storia che non fa onore al movimento psicoanalitico, perché il movimento psicoanalitico, se cerca, diciamo, non la verità con la V maiuscola, ma comunque l'idioma e la verità personale, non sappiamo invece che per molti anni ha facilitato la collusione anche istituzionale nella menzogna. Oddio, a essere sinceri, sto per chiudere, quando parliamo di eterosessualità tutte queste domande non ce le facciamo, non scomodiamo neanche tanti modelli epistemologici. A quanti di voi è venuto in mente di chiedersi com'è che io sono diventato eterosessuale, o di chiedere a un paziente o a una paziente, ma lei cosa pensa, come mai a un certo punto pensa di essere diventata eterosessuale? Eppure, appunto, persino Freud, nella psicogenesi di un caso di omosessualità femminile, ammette che considerare la scelta di oggetto eterosessuale come un fenomeno altrettanto enigmatico di quella omosessuale sarebbe una strada da percorrere. Sono veramente enigmatiche le scelte dei nostri oggetti di desiderio, e al punto che questo, diciamo, è il luogo in cui Freud in qualche modo
dà gli strumenti per contrastare le terapie riparative, dice: nel senso della psicoanalisi anche l'interesse sessuale esclusivo per l'uomo o della donna è un problema che ha bisogno di essere chiarito, niente affatto una cosa ovvia, e il tentativo di modificare l'orientamento sessuale di un paziente non va percorso. L'omosessualità comunque disorienta i clinici. È difficile trovare un collega, oggi meno, ma negli anni in cui sono cresciuto io tantissimo, era difficilissimo trovare un collega che non guardasse all'omosessualità senza sospetto, preoccupazione, anche curiosità, magari non con omofobia, ma magari con eterofilia, dicendo quindi va benissimo così, però sarebbe meglio cos'ha. L'orientamento eterosessuale è difficile che non venga dato per scontato. Viene da domandarsi perché gli psicoanalisti hanno dedicato tanta energia a chiedersi perché uno diventa omosessuale e, per esempio, hanno dedicato pochissima energia a porsi un quesito più pressante, a cui tutto sommato si può rispondere anche più facilmente: perché tanta gente è ostile, è preoccupata, è diffidente nei confronti delle persone omosessuali o dell'omosessualità? Perché è stata considerata il sintomo l'omosessualità e non l'omofobia? Anche per queste ragioni, per cercare, diciamo così, di aiutare i colleghi a non pronunciare frasi come frasi che ho sentito io, pronunciate da colleghi anche molto noti: l'omosessualità è un coperchio, quando la sollevi non sai mai cosa ci trovi sotto. Abbiamo scritto delle linee guida insieme a Nicola Nardelli, linee guida per la psicoterapia e la consulenza con persone GLB. Sappiamo benissimo che le linee guida sono degli schemi, sono delle indicazioni, che la clinica è materiale molto più complesso, però ci sono, diciamo, tutta una serie di riferimenti anche su specificità della vita delle persone gay e lesbiche, come per esempio il coming out, che trovano una trattazione adeguata, secondo me, in queste linee guida, che poi, e di questo sono stato molto felice, sono state recepite dall'Ordine degli Psicologi. Molti argomenti che ho sollevato oggi ci aiutano a disegnare un'ulteriore frontiera, che è segnata dall'incontro tra la psicologia e la biologia. L'orientamento sessuale potrebbe essere considerato una caratteristica nucleare dell'identità, che plasma ed è plasmata dall'ambiente e dalla personalità. Un fatto in gran parte involontario, spesso costitutivo, e la psicoanalisi dovrebbe occuparsi, come di regola fa per i pazienti eterosessuali, di tutto quello che avviene dopo e che riguarda lo sviluppo e l'ambiente, appunto, un ambiente che può accogliere o respingere, che può proporre una base sicura o può proporre un pozzo di solitudine, ma non le cause dell'orientamento omosessuale. La domanda perché va sostituita dal come. Mi viene in mente, vedi, che Jung nei Sotterranei, che nel Problema amoroso dello studente, uno scritto di Jung molto interessante, Jung dice ai suoi colleghi: non domandate mai ciò che uno fa, domandategli come lo fa. Ecco, queste linee guida, tra l'altro, noi le abbiamo scritte anche perché, non perché crediamo che siano persone a statuto speciale che richiedono linee guida speciali, ma anche perché tutti abbiamo studiato su libri di testo, oggi le generazioni più giovani fortunatamente no, però devo dire grazie a poche persone che hanno voluto costruire, diciamo così, anche una nuova frontiera nella didattica, perché nei nostri libri di testo questi argomenti non erano trattati, cioè o l'orientamento omosessuale o bisessuale non era trattato, oppure era trattato frettolosamente, oppure era trattato, diciamo, secondo le vecchie convinzioni. Questi lavori sulle linee guida e anche una ricerca sugli atteggiamenti degli psicologi italiani nei confronti di pazienti gay e lesbiche, poi li abbiamo pubblicati sulla International Review of Psychiatry, quello sulle linee guida, e su Professional Psychology, quello sugli atteggiamenti degli psicologi, e stanno suscitando un dibattito, secondo me, interessante anche nel confronto con le esperienze con altri paesi e altre culture. È molto diverso affrontare questi temi nelle comunità scientifiche in paesi, per esempio, di matrice protestante rispetto a quelli di matrice cattolica. Concludo. Quale sarà il futuro della parola omosessuale? Io non so, forse tornerà a dissolversi nel mistero psicobiologico dell'individuo.
è improbabile comunque che saranno una sequenza del DNA, una teoria psicologica, una fettina di ipotalamo e ovviamente neppure un passo della Bibbia a fornirci la soluzione, se c'è una soluzione, se una soluzione va cercata. Perché, ripeto, secondo me anche in questo caso il problema non è il cosa, ma è il come. Il problema non è il modello esplicativo, ogni modello esplicativo può avere un suo interesse, il problema è l'uso che facciamo dei modelli esplicativi. Quando Freud, all'inizio del secolo scorso, sposta l'attenzione dal piano morale al piano psicologico, l'effetto per molti è stato una boccata di ossigeno. Finalmente possiamo parlare di sessualità e non di peccato. Poi però, verso la fine del secolo scorso, quando un gruppo di biologi sposta l'attenzione dalla psicologia alla genetica, molti sentono un effetto liberatorio analogo. C'è uno studio transculturale interessante tra Stati Uniti, Filippine e Svezia che mostra che le persone che pensano che i gay e le lesbiche sono nati così hanno poi un atteggiamento più amichevole di quelli che pensano che siano diventati così. Evidentemente pensando, sentendo che in quel diventare non c'è tanto una necessità evolutiva ma una cattiva abitudine o forse una scarsa consistenza morale o psicologica. E il giorno della scoperta del famoso gene gay, che poi ovviamente è una bufala tra virgolette, un ragazzo americano intervistato alla televisione ha detto: oh, sono felice che il fatto che io sia gay non sia dovuto a un errore dei miei genitori. Però altre persone, messe di fronte alla possibilità che il proprio destino sessuale e affettivo fosse in gran parte già scritto, hanno patito un senso di perdita e forse anche la perdita dell'idea di avere una vita meno programmata, più imprevedibile e anche più aperta alle vastità del desiderio. Questa è la piccola storia della copertina di Citizen Gay. Nel 2007 c'era la giustizia, lo spirito di giustizia che mi animava. La seconda edizione è quella del 2012 e ero più animato sempre dalla bilancia della giustizia, però insomma iniziavo a vedere i colori dell'arcobaleno anche come una promessa per un futuro un pochino più giusto, visto il tema di questo convegno anche. Adesso vi faccio vedere la copertina della edizione terza, che uscirà ovviamente tutte aggiornate tra un mese. Ma prima volevo dirvi questo. In tema di sessualità, ogni teoria esplicativa a senso unico è sempre fuorviante, è sempre pericolosa. Molte teorie psicologiche sull'omosessualità, immaturità, regressione, narcisismo, Edipo irrisolto, solo un piccolo elenco, poi col tempo si sono rivelate delle costruzioni meramente patologizzanti, indimostrabili sul piano empirico, infiltrate di pregiudizi eteronormativi. Ci sono infinite varianti identitarie e sessuali, alcune sono più robuste forse sul piano biologico, altre sono più narrabili sul piano psicologico. Credo che ci siano anche omosessualità diverse, alcune più hardwired e altre più softwired, se vogliamo fare questa distinzione, ma sono tante. Sono personali, sono imprevedibili, sono idiomatiche e quindi il tentativo di rinchiudere il percorso di un desiderio, la costruzione di un'identità in un ricordo infantile, oppure in un pezzetto di DNA, è sempre molto riduttivo. Quanto al futuro, ho messo una coppia romantica sulla Luna, questa è la copertina del nuovo desiderio, in qualche modo sperando che molti dei discorsi che abbiamo sentito in questi ultimi anni sull'omosessualità e sul fatto che fosse uno statuto che non richiedeva giurisdizione e diritto, ecco, siano discorsi lunari che lasciamo alle nostre spalle. Grazie. Grazie a Vittorio Lingiardi per questo splendido intervento. Una mezza precisazione, una mezza considerazione su quello che ha detto Vittorio, che si è molto soffermato, diciamo, sul senso di colpa che dobbiamo avere noi psicanalisti rispetto al discorso sull'omosessualità. Andrebbe detto naturalmente che non è che è un qualche cosa che riguarda soltanto la psicoanalisi, l'atteggiamento negativo nei confronti dell'omosessualità, tanto è vero che l'omosessualità è stata tolta dal DSM soltanto con la terza edizione, quindi parliamo degli anni 80, soltanto 73. Col DSM 3. 73. 73?
Comunque, no, perché il DSM è la egosintonica nel 73, sì, sì, l'egodistonica nel 87. No, perché mi confondo la terza edizione con la terza edizione revised, giustamente. E quindi comunque stiamo parlando in ogni caso di un'epoca abbastanza recente. E quindi, insomma, tutto sommato, gli psicoanalisti sono stati tra quelli che hanno affrontato il problema di qual era l'atteggiamento corretto nei confronti dell'omosessualità prima degli altri, tant'è vero che è stato lo stesso Freud, rispondendo a una signora che gli chiedeva che cosa fare nei confronti del proprio figlio omosessuale negli anni 20, che non c'era assolutamente niente da fare, insomma, che tutto doveva essere lasciato esattamente così, che non c'era da patologizzare questo tipo di situazione. E mi viene in mente anche un'altra cosa: sarebbe bello se ci fosse la possibilità che interventi come quello di Vittorio Lingiardi fossero visibili nei media italiani al posto di quelli di persone che non hanno avuto niente a che vedere dalla psicologia, che fanno i giornalisti. E quindi sarebbe bello se di tematiche che hanno a che vedere con la sessualità parlasse in televisione Vittorio Lingiardi piuttosto che Corrado Augias, consentitemi di dirlo. Passare. Mi riferirebbe come l'onorevole Ileana Piazzoni, che avrete immaginato che era lei, che siamo. Non è la Merkel. Non è la Merkel, no, perché noi siamo. Eravamo terrorizzati per la sala. È un'altra di quei, ahimè, pochi, lo so che non dovrei dire questa, ahimè, pochi, troppo pochi politici animati da passione per la verità, citando l'introduzione, e da passione civica. Ieri abbiamo avuto con noi il senatore Lumia, che probabilmente conosci, e comunque grazie a lei che siamo qui, però vuole grazie intervenire come Lumia dopo, perché vuole anche lei, apposta, dicevo, uno dei pochi politici che ci dicono voglio ascoltare, no? Noi prima, ieri dicevamo i consiglieri del principe, facciamo, no? Quanto ci sia bisogno che gli assunti della psicologia dinamica possano darvi un punto di vista, no? Una finestra da cui guardare per poi tradurre in azioni politiche concrete. Quindi tu vuoi aspettare e quindi diamo la parola, prego. Allora introduciamo con grande piacere e con grande orgoglio il professor Stephen Russell, che would you come here please? Che è professore ordinario di sociologia all'Università dell'Arizona nel Dipartimento di Women and Gender Studies, ed è tra l'altro il presidente eletto dell'Associazione Mondiale per gli Studi sull'Adolescenza. Stephen Russell ci parlerà di come si creano degli ambienti scolastici supportivi per persone con orientamenti sessuali differenti, e ci parlerà in questo senso di quella che è l'esperienza degli Stati Uniti. Grazie. Thank you so much. Grazie a tutti. And thank you for allowing me to speak in my native language. Di parlare. In the last year I moved from, I'm listed as from the University of Arizona in the program, and in the last year I moved to the University of Texas. Nel programma sono scritto con l'Università dell'Arizona, ma nell'ultimo anno mi sono spostato all'Università del Texas. You'll see evidence of this sort of American bravado in our title. What starts here changes the world. È un po' l'evidenza un po' della bravado americana, che cosa inizia qui può cambiare il mondo. Oh, I can see. Good. I start, my contribution today is to begin to move from the psychological processes to think about, actually to follow Professor Lingiardi, to move from the origins of sexual orientation to understanding what we do to create supportive environments given
sexual orientation in children. Inizio il mio contributo spostandomi dai processi psicologici, comunque appoggiandomi a quello che aveva detto il professor Lingiardi, fino al quindi verso il cosa facciamo nell'ambiente sociale e come confrontiamo questi problemi. And I think that the concept of citizen gay is crucial. È cruciale. In the United States, negli Stati Uniti, speaking from the United States, parlando dal punto di vista degli Stati Uniti, every pathway to citizenship, every meaning of being a citizen has been blocked for gay, LGB young people forever, for decades, until just recently. Ogni percorso verso la cittadinanza e verso i diritti che sono parte della cittadinanza sono state bloccate completamente per decenni per i giovani o per le persone LGBTQ. So all of the things that adults take for granted, marriage, serving in the military, serving their country in other ways, have been blocked. Quindi tutte le cose che molti adulti danno per scontato, come il matrimonio, il servire nel campo militare o comunque servire il proprio paese in qualsiasi modo, sono state bloccate. And in the United States, the school environment is particularly important. I think it's true around the world that the school is the place where citizenship is taught and developed. E la scuola è particolarmente importante negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo, e penso che la scuola è il posto in cui viene insegnata la cittadinanza. And part of the challenge in the United, especially in the United States, a country that has been characterized, a history that's been characterized by such family and economic mobility, schools are really the one place that is the public realm where children spend their lives. Is in school, and school is mandatory for children up until the age of 16 in the United States. E la cosa caratteristica della storia degli Stati Uniti è che la realtà familiare è estremamente mobile, quindi la scuola era l'unico ambiente stabile per la vita dei ragazzi, e la cosa importante è che era anche obbligatoria fino all'età di 16 anni. And in the last 30 years we have very clear documented information about how negative schools are for LGBT young people, the high rates of bullying and lack of safety in schools. E negli ultimi 30 anni abbiamo documenti, dati su quanto le scuole siano negative per i giovani LGBTQ, quindi alti tassi di bullismo, alti tassi di sofferenza. And I think this is probably true in Italy as well. E penso che questo sia anche vero per l'Italia. And so what I want to do with this morning is share with you, I'm very excited about, in the last 5 to 10 years in the United States, a body of research that has developed that is providing very clear scientific evidence of what works to create safe and supportive school climates and reduce mental health problems for LGBT children. E sono molto contento di condividere con voi stamattina una serie di studi che sono stati fatti negli ultimi 10 anni negli Stati Uniti di come migliorare la vita scolastica di giovani LGBTQ. So I'll start with this graphic and inizierò con broadly show that the dramatic change in social attitudes about LGBT issues in the United States represented by this somewhat pink graphs, expanding pink graph. One example, obviously, is attitudes toward marriage. In the period of only 20 years in the United States, we have shifted from a vast majority, 95% of Americans in the United States being opposed to marriage for same-sex couples, until most recently more than 65%, so more than 2/3 of Americans are in favor of marriage for same-sex couples. This is in an only 20-year period. So dramatic, quick pace of social change. Quindi vorrei iniziare mostrandovi un grafico che mostra i cambiamenti dal punto di vista sociale. E è mostrato dalla parte, diciamo, in rosa del grafico. E mostra come nell'arco di
40 anni l'atteggiamento, soprattutto verso i matrimoni, si è cambiato. All'inizio era solo un 20% favorevole ai matrimoni omosessuali e poi è cambiato, adesso siamo verso un 60%. Parallel, along with this change, has been a lowering age, the age of coming out. I'm showing you the studies over the last 30 years in the United States of the age at which people disclosed their sexual orientation to someone else. E in parallelo vi mostro il cambiamento nelle età in cui viene effettuato il coming out, quindi il parlare del proprio orientamento sessuale, e questi sono i studi degli ultimi 30 anni che vanno cambiando, appunto le età si riducono molto nel corso del tempo. And one of the things that I am asked by by newspaper reporters or by first year undergraduate university students is, isn't everything better? Don't we, there's marriage. Isn't everything fixed now? Why are we worried? Why do we have to continue to pay attention to LGBT issues for children? E una delle cose che mi viene spesso chiesta da giornalisti o studenti universitari del primo anno è: ma non è tutto meglio adesso? Cioè, non sta andando tutto meglio per i giovani LGBTQ? And what I share with people is I think what we're learning in the United States, there is more and more attention to the school setting because it's a mandatory environment and it's a place where there's such a pervasive homophobic culture in the United States. E quello che stiamo facendo sempre di più negli Stati Uniti è prestare molta più attenzione all'ambiente scolastico, dato che è obbligatorio e vediamo che c'è un atteggiamento pervasivo di omofobia nelle scuole negli Stati Uniti. And many of you here in the room are sophisticated developmental psychologists, so we could spend an hour on this topic, but I think that what we do know is that there is a concentration in the early adolescent years of peer social regulation around gender and sexuality. E qui siete tutti psicologi dello sviluppo molto sofisticati, quindi ci potremmo parlare per ore su questo argomento. Però qui ci concentreremo soprattutto sugli atteggiamenti dei compagni, dei peers. Yes. And so there are many explanations, several explanations for this. E quindi ci sono molte spiegazioni per questo. They might be the cognitive changes, neurological changes. Potrebbero essere cambiamenti cognitivi, cambiamenti neurologici. The possibility of metacognition. La possibilità di situazioni metacognitive. The social changes, changes cambiamenti in sociali, school, cambiamenti nelle scuole. Changes. But all of which very clearly are linked. Many complicated explanations, but it's very clear that in early adolescence, children are more likely to regulate one another with regard to sexuality. Ci sono molte spiegazioni che possono essere anche molto complesse, ma la cosa che è molto chiara è che i giovani adolescenti hanno un forte impatto nel regolarsi l'un l'altro. So people say things are changing, le cose cambiano, and yet I actually think today it is both better and potentially worse for LGBT young people. Quindi tutti dicono le cose cambiano, ma io penso sinceramente che le cose sono meglio oggi, ma potrebbero essere potenzialmente molto peggio. I quickly show you some recent research based on data from the state of California in 2009, over 200,000 school-age students. E vi farò vedere dei risultati di uno studio fatto in California del 2009. More than a third reported that they had experienced bullying, 37%. E più di un terzo ha detto che è stata vittima di bullismo, il 37%. But also important in this survey, they asked students why they were bullied. Ma è importante che in questo studio hanno chiesto agli studenti perché erano bullizzati. And what you see is that 27% reported bullying related to bias or discrimination.
E quello che vedete qui è che più del 27% ha riportato che il bullismo aveva motivi di bias for all of these reasons, for per tutte queste ragioni. Race, religion, gender, razza, religione, gender. Or their actual or perceived sexual orientation. O quello che era la loro o per la loro percepita orientamento sessuale. And what's important to me, one of this is slightly off, but what's important to me is that this represents that 75% of all bullying is discriminatory. E quello che è interessante per me è che il 75% del bullying è rappresentato da questo. And when we look at the correlates between bullying, that form of bullying, and some of the things that we care most to present, prevent among adolescents. E è interessante di quello che si correla, quello che viene correlato tra il bullismo e quello che noi presentiamo come contromisura al bullismo. Sì. I'll show you several slides, and what I want you to look at is these two columns. The first column represents no bullying at all. The second column, bullying but not due to any discrimination. E quindi vi farò vedere varie slide sulle differenze. Per esempio, la prima dalla sinistra è per le persone che non hanno subito nessun tipo di bullying, e la seconda è per il bullismo dove non c'è nessun tipo di bias. And so in this first slide you see that there is almost no difference between being bullied without bias and not being bullied at all in binge drinking, meaning having five or more drinks at a time. Quindi vedete che per esempio nel caso di binge drinking, che è l'atto di consumare 5 o più drink nello stesso, in un arco di tempo molto breve, il fatto di non ricevere bullismo o di essere bullizzati senza discriminazione non ha quasi differenza. But much higher for every form of discriminatory bullying. Ma è molto più alto per qualsiasi forma di discriminazione. We see a much more accentuated pattern for missing school because they felt unsafe at school, truancy. Vediamo un pattern molto alto di, per esempio, non andare a scuola. And also similar patterns for depression. E pattern molto simili per la depressione. And so the critical point from my point of view is there's been much attention in the United States, and I think now around the world, to bullying in schools. Very little of that attention is focused on discrimination and the motivation for bullying. E negli Stati Uniti c'è stata molta attenzione verso il bullismo, ma secondo me il punto critico è che non c'è mai stata attenzione al motivo del bullismo. And what this research is showing is that the powerful effect of bullying is really operating through discrimination, through things like homophobia, racism, and sexism. E la cosa che stanno mostrando sempre di più questi studi è che il mezzo potente del bullismo sono queste discriminazioni. So what makes the difference? What do we do about it? Quindi cosa facciamo? Cosa fa la differenza? And I've shared that I'm excited in the last decade there has been a clear emergence of research that identifies strategies linked to lower discrimination and positive mental health. E nell'ultima decade ci sono stati degli studi che hanno appunto individuato delle strategie per ridurre questa discriminazione e promuovere il benessere mentale. And I arrange these on a pyramid. At the bottom are inclusive policies followed by proactive intervention and then visibility and inclusion in the schools. E queste tre strategie sono state messe in una piramide in cui alla base ci sono le politiche di tipo inclusivo, e poi gli interventi preventivi e diciamo proattivi che poteva fare la scuola, e poi visibilità e inclusione. So first for inclusive policies, I'm so glad the senator is here for this. E come primo vediamo le politiche di tipo inclusivo e sono molto contento che la senatrice sia qui per questo. There is very strong evidence comparing states in the United States or regions in the United States, comparing differences across schools, and based on studies of individual students, that inclusive policies make a difference. I vari studi che sono stati fatti negli Stati Uniti hanno
comparato stati o regioni degli Stati Uniti, esaminato le differenze in varie scuole e anche su diversi studenti, e hanno tutti visto che queste politiche di tipo inclusivo hanno avuto un beneficio. And so my point is different, using different research methods, different approaches, we're finding the same pattern. Quindi il mio punto è, usando diversi metodi di ricerca, abbiamo lo stesso pattern. So some recent findings that are particularly compelling for mental health are fewer suicide attempts among LGBT students in schools with inclusive anti-bullying policies. E i risultati recenti che mi sono sembrati più importanti, e importanti soprattutto per il campo psicologico, era per esempio che ci sono meno tentati suicidi tra studenti LGBT in scuole con programmi inclusivi contro il bullismo. And in another study, and these are statewide population-based studies, another study showed lower suicidal thoughts in schools for students that attend schools that have inclusive curriculum, anti-bullying policies, staff training, and LGBT mental health services and GSAs. So in 10 schools. Sorry. 10 schools or statewide? Statewide. Okay. E questi sono tipi di studi che sono stati fatti, cioè sono studi molto ampi a livello statale, e hanno trovato che c'è una minore reazione suicidaria tra studenti LGBT in scuole che hanno climi scolastici protettivi con queste politiche inclusive, con programmi curricolari di tipo inclusivo, contro il bullismo e una formazione adeguata del personale, e servizi di salute specifici per LGBT e la Straight Gay Alliance. So, inclusive, enumerated, non-discrimination and anti-bullying laws and policies matter. Quindi delle politiche inclusive enumerated just means listed in the law. Che sono diciamo presenti nei disegni di legge. Just matter. Okay. Sono estremamente importanti. And that is not good enough to say. Non è abbastanza dire everybody. Includiamo tutti. It's important to be explicit about protected groups. È importante essere espliciti riguardo i gruppi protetti. At the policy is created at the level of the state or the school or the district. E diciamo gli interventi diciamo a livello di prevenzione sono fatti a livello statale. But then what happens within the school and the climate of the school is the next step in this model. Ma quello che poi accade nelle singole scuole, nel clima delle singole scuole, è il passo successivo di questo modello. So we have strong evidence that teachers take discriminatory or bias-based bullying more seriously and are more likely to intervene when they perceive that the school administrators take it seriously. Quindi vediamo che gli insegnanti prendono più seriamente il bullismo discriminatorio e tendono a intervenire anche di più quando sentono che anche i presidi e la struttura scolastica e l'istituzione scolastica lo prendono più seriamente. And we have many studies, and this is just, I'm showing just a few, many studies from students themselves that show that proactive intervention in schools make a difference, that if they have a supportive teacher, it's a strong protective factor. Or if they feel safer and they do better in schools when teachers intervene in harassment. E abbiamo tante ricerche su questo campo, io ne sto mostrando solo alcune. Abbiamo visto che questi interventi hanno un effetto molto positivo, e per esempio quando gli studenti hanno un insegnante che li supporta, questo tende a migliorare molto, e quando gli insegnanti soprattutto intervengono. And I don't mention it here, but I think this is the project of Le Cose Cambiano. Where, in fact, we'll hear more. E non ne parlo qui, ma penso che questo abbia anche a che fare con il progetto Le Cose Cambiano, e penso che quello se ne parlerà. So this proactive intervention is what the adults in the school climate can do, and the next step is visibility and inclusion. Quindi questi interventi sono quello che possono fare gli adulti, le scuole, e il passo successivo è la visibilità e l'inclusione. One important factor that's emerged in the research in the United States has to do with inclusive curriculum. E un,
un passo importante che è stato fatto negli Stati Uniti è quello di un curriculum inclusivo. This is an important area for alliance across social categories. Questo è un passo importante, per esempio, per un senso di alleanza tra le varie categorie sociali, classi sociali. We see very clearly that ethnic studies curricula are linked to higher school performance and engagement of ethnic minority children in the United States. Per esempio, vediamo che curricula che vanno verso studi etnici aiutano a migliorare la performance scolastica di persone che fanno parte di minoranze etniche. And we have a series of new studies that show a strong positive association when students hear about and understand LGBT issues as a part of the curriculum of their school. E abbiamo forti dati che ci fanno capire una correlazione positiva e molto forte quando gli studenti sanno che c'è un curriculum LGBT nelle loro scuole. So this is an right now one of the things right now in the United States is that alliance across racial justice and sexual justice are happening in schools around inclusive curriculum. E quello che sta accadendo adesso negli Stati Uniti è che le polizze che riguardano le etnie stanno accadendo allo stesso momento riguardo a quelle della sessualità. So, this is very, very important to be able to see yourself in the school. Il poterti vedere in una scuola in una maniera formale. There's also an emerging area of research on high school gay straight alliances that create positive campus climates for students. C'è anche un tipo di ricerca, diciamo, emergente adesso dove le alleanze tra i gruppi gay e eterosessuali creano un ambiente positivo a livello scolastico. I want to say a little more about GSAs, gay straight alliances. Vorrei parlare un po' di più delle GSA, le alleanze gay straight. I know that this had been this was the goal of La Cosa Cambiano 3. So che questo era un obiettivo delle cose cambiano. And I want to explain what gay straight alliances mean in the United States context. They are school. The United States has a history of student-led club organizations. E voglio spiegare quello che significano queste alleanze per il mondo statunitense. Nell'ambiente scolastico negli Stati Uniti abbiamo la tradizione di gruppi creati da studenti. Is this true here? And there are many kinds of non-extracurricular school clubs. E ci sono molti tipi di gruppi extrascolastici. And GSAs have emerged as a place for students to find support, to just have recreation with each other. E i GSA sono emersi come tipi di gruppi che possono dare supporto o anche per attività sociali e ricreative. And also for education and advocacy. E anche per esempio riguardo l'istruzione e aiuto nella advocacy, quindi l'attivismo anche. It's important to say that they are often include LGBTQ students, but also heterosexual students. Spesso includono persone del mondo LGBTQ, ma anche studenti eterosessuali. And in fact, you might imagine in many schools there are more straight heterosexual students in the GSA than there are gay. E come potete immaginare nelle scuole, nei licei e nelle scuole medie ci sono più studenti eterosessuali che studenti LGBTQ. And actually one important thing that's happened in the last since President Obama is that a new federal survey asks principals whether their schools have GSAs, and we can tell you that 13 to 55% of schools have GSAs. E una cosa molto importante che è accaduta da quando c'è l'amministrazione Obama è che ai presidi delle varie istituzioni viene chiesto se ci sono questi tipi di alleanze nelle loro scuole, ed è per questo che possiamo dire che dal 13 al 55% delle scuole negli Stati Uniti ha questi tipi di alleanze, di gruppi. But here's what is the new research that is emerging is very exciting, and I will start, I realize I want to begin at the bottom of the slide.
E il nuovo tipo di ricerca, le nuove ricerche che stanno venendo fuori sono molto interessanti e vorrei iniziare dal basso della slide, dal parte della partecipazione nelle GSA. Because I think we think often that the GSA will have its influence on the students who are in it. Perché spesso pensiamo che le GSA avranno un impatto sugli studenti che ne fanno parte. And we have strong evidence that students who participate in the GSA feel more belonging to school and are more and are protected if they're bullied. E abbiamo una grande rilevanza di dati del fatto che coloro che partecipano in questi gruppi hanno più senso di appartenenza scolastica e meno esperienza di vittimizzazione. But I think what's more important perhaps or more exciting and compelling is that you don't have to be a member of the GSA to have the positive effect, and that there are Penso sia molto interessante il fatto che ci porta a fare ancora più ricerca su questo aspetto è che non c'è bisogno di far parte del GSA per ottenere, diciamo, i benefici di della presenza di questi gruppi. So there are, you know, many studies now that are documenting that the presence, simply having a GSA at the school, is associated with greater safety and less bullying, improved school climate, and reduced risk for students. E le nuove ricerche hanno mostrato come il solo avere una GSA nella propria scuola ha portato a una maggiore percezione di sicurezza e meno bullismo omofobico, per esempio un miglior clima scolastico e di appartenenza scolastica. And this is important because these results are true for LGBT students and also for all students. Ed è importante perché questo risultato è relativo a tutti gli studenti, non solo LGBT. What we think is the GSAs create a climate to understand and recognize tolerance and diversity. Pensiamo che il GSA crei un clima dove si puntato verso la comprensione e la tolleranza. And I'll mention that with colleagues here, Salvatore Iaverno and Roberto Baiocco, we are just completing a new study that's the first to follow a group of students over the course of a year, the first longitudinal study to demonstrate that having a GSA is associated with positive outcomes a year later. This is very exciting. E con i colleghi Salvatore Ioverno e Roberto Baiocco abbiamo iniziato il primo studio di tipo longitudinale in cui si verranno le implicazioni di questi GSA. So, to conclude. Per concludere. I'm very excited about what has emerged in the last 10 years in the United States that gives us a very clear guide for what makes a difference in schools. E sono molto contento di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti e delle ricerche che sono state svolte che ci danno delle chiare linee guida per quello che si può fare nelle scuole. At the fundamental level, we need laws and policies that are inclusive and protect LGBT students. A livello proprio di base abbiamo bisogno di polizze mirate alla protezione dei giovani LGBT. And then we need to create proactive intervention in school climates and help teachers train teachers to know how to create a positive climate. E al secondo livello abbiamo bisogno di interventi e di formazione verso insegnanti anche per creare un ambiente diciamo più sicuro. Più inclusivo. And then work with teachers and students on strategies for visibility and inclusion, such as gay straight alliances. E lavorare con gli studenti, anche con gli insegnanti, per creare delle strategie di visibilità e inclusione come le GSA. Grazie. Grazie, Gabriella. Ringraziamo Stephen Russell per questo interessantissimo e molto stringato intervento. Io approfitterei della stringatezza, se mi è permesso, per porgli una domanda. May I put a question, professor? Allora, ci sono molti studi sulla discriminazione e sul bullismo che
fanno pensare che fino al 50% delle persone che sono state vittime di bullismo diventano a loro volta bulli. Volevo sapere se il professor Russell è a conoscenza del fatto che ci siano o meno degli studi rispetto alla percentuale di questo fenomeno tra le persone LGBT e quali possono essere eventualmente le conseguenze di questo, perché a me sembra, perché io appunto non conoscevo studi specifici sul rapporto tra discriminazione e bullismo. Se ci fosse una differenza in questo campo, vorrebbe dire allora che il fenomeno del bullo vittima è un fenomeno che riguarda evidentemente un numero molto alto di persone a seconda dei tipi di contesto. Two answers. Ho due risposte. The first is that la prima è che what is important, I think, about these strategies is that they have been linked across multiple studies in multiple contexts in the United States. Quello che penso sia importante in queste strategie è che siano state elaborated, so created. Yes. Sono state create e quindi elaborate attraverso molti tipi di studi su vari livelli e vari tipi di studi. With lowering con bullying victimization and bullying perpetration. So. Mirati a in un decremento di bullismo e un decremento di vittimizzazione. So the simple good news is these strategies reduce bullying overall. Quindi la notizia buona è che queste strategie riducono il bullismo in generale. The complicated second part. La parte più complicata, che è quella secondaria, is that there is there's both è che ci sono sia qualitative evidence, dati qualitativi, that many of the perpetrators of homophobic bullying, che molti delle persone che fanno bullismo omofobico, are kids who are struggling with their own sexuality. Sono ragazzi che stanno avendo difficoltà con la loro sessualità. And so you can imagine the mental health effect of that. Quindi potete immaginare le implicazioni a livello della salute mentale di questo. And anecdotally, I'm conducting a study of LGB adults where several adult men have talked about how guilty they feel for having they're gay as adults and they feel guilty for having been bullies as boys. E a livello aneddotale, mi sto occupando di adulti LGBT e molti dei quali parlano appunto del senso di colpa che sentono da adulti e del bullismo che hanno fatto a loro volta. So I think I don't think I can directly answer your question, but I think that what's exciting is the school-wide strategies that can reduce bullying for all children. Quindi non penso di poter rispondere, direttamente alla tua domanda, ma penso che questi tipi di interventi possono ridurre il bullismo a livello di istituzione scolastica. Ah, sì. In English. In inglese li conosco. Yes, let's talk. Sì, ne dobbiamo parlare, ne parliamo dopo. There are many good resources now, and actually this is one of the things that's so important about this what's happening in the United States. There are many good resources that are now published by the federal government, which is important. Sì, ci sono delle ottime risorse negli Stati Uniti e questa è una cosa molto. Dentro il curriculum, quindi in realtà ci sono, insomma, per esempio appunto Amnesty International, sono anche scaricabili online. Luisa Brunori voleva. Col microfono. Ok.
Italian English. Allora, in italiano e in inglese. Ok, so lo solleviamo un attimo. Ci puoi dare qualche esemplificazione di quello che in pratica fate come misure di sostegno? Could you please give us some ideas of what you do practically as to support this situation? In practice, what do you do, in other words? Oh my gosh. In pratica, cosa fate? Just some example, yes, qualche esempio. Yes, yes. Well, number one, numero uno, collaborate with your senator. Collaborate con i vostri senatori. Advocate for non-discrimination. E siate voi attivisti per la non discriminazione. Laws that apply to all education policy. E leggi che si applicano a tutte le politiche. In the school. Well, that's number one. Create a policy context where it is expected that everyone will be treated equally. Al primo livello creiamo delle politiche che creano un ambiente in cui ci si aspetta che tutti verranno trattati in maniera uguale. Then begin to work with teachers to do professional development. E poi lavorate con gli insegnanti per fare uno sviluppo a livello professionale. To understand and identify homophobia in the school climate. Per capire e identificare l'omofobia nell'ambiente scolastico. And respond to it and intervene. Rispondere in maniera appropriata, intervenire. When it happens. Quando succede. There are a number of, I can talk about a number of strategies. A very simple basic strategy is gender neutral language. Potrei parlare di molte strategie, ma quella proprio basilare è un tipo di linguaggio di tipo genere neutro. If I had ever been asked if I had a boyfriend or a girlfriend, that would have been amazing. Se mi fosse mai stato chiesto se avevo un ragazzo o una ragazza, quello sarebbe stato fantastico. So creating the possibility, quindi creare la possibilità in the lives of students is huge. Nelle vite degli studenti è una cosa enorme. There's a program in the United States called Safe Zone. C'è un programma negli Stati Uniti chiamata la Safe Zone, la zona sicura. So, visible indicators in the school of inclusion. Quindi indicatori visibili dell'inclusione nella scuola. Having a poster in a lounge. Avere un poster nella zona studenti. Having books in the library. Avere libri nelle biblioteche. These are such basic things that we have learned from students in the United States that they feel are tremendously supportive. Sono cose che abbiamo molto basilari, che però abbiamo imparato dagli studenti nelle scuole negli Stati Uniti e che loro hanno indicato come di supporto. Because in the rest of their lives they may see nothing. Perché nel resto delle loro vite potrebbero anche non vedere null'altro. And then intervention, creating a safe context is crucial. E creare un contesto sicuro è una cosa di livello cruciale. And the problem is that gender and sexual norms are so pervasive that we don't even see it. E il problema è che le norme di genere sessuali sono così pervasive nell'ambiente che alle volte nemmeno le vediamo. But for in the United States, the typical negli Stati Uniti è una cosa molto tipica. Put down. What would you say? Put down. Denigration. What would a put down be? Atypical. Tease someone. It's the word. It's a phrase. It means to that calling a boy a fag, saying you're a fag. That's a put. What is this? How do I say? Un insulto. An insult. Fag. Sì. Finocchio. Boys call each other this. I ragazzi ci si chiamano. All the time. Tutto il tempo. I don't know if this is true here. In the United States, that is the standard. Ma negli Stati Uniti è il way to call someone stupid. Modo standard di dire stupido. And for a teacher to stop that and say that's not acceptable in my classroom. E se un insegnante ferma questo tipo di linguaggio e dice non è accettabile nella mia classe. And not be complicit and treat it as just regular the thing that kids say to each other. E non si rende complice e non pensa che sia solo un qualcosa che i ragazzi fanno it's tra huge. Di loro. È un gesto enorme.
One of the, I can refer you to an article that I've written recently where we interviewed students about their experiences of positive, their positive experiences at school. Posso dirti il nome di un articolo in cui si parla con studenti che parlano della loro esperienza positiva a scuola. And this was in California. In California. Where everybody thinks everything is fantastic. Il posto dove tutti pensano che tutto sia fantastico. And what we learned is that the expectation is so low. Quello che abbiamo imparato è che l'aspettativa è talmente bassa that students said they felt supported if a teacher intervened when they were being bullied. Che gli studenti hanno detto che si sentivano supportati dagli insegnanti anche quando c'era il semplice gesto di intervenire quando c'era un atto di bullismo. And that is profound because that should just be the teacher's job. That should be obvious. Quello è molto significativo perché quello dovrebbe essere ovvio, dovrebbe far parte del lavoro dell'insegnante. This should not be exceptional. Quello non dovrebbe essere un atto eccezionale. Yeah. So creating an environment where everybody feels where it's expected that homophobia is not part of the climate. Quindi creare un ambiente dove è sentito che l'omofobia non è accettato è cruciale. Grazie ancora professor Russell e passo la parola alla varie volte evocata onorevole Iliana Piazzoni che appunto ci porta il saluto da parte della politica e nella fattispecie del PD. Grazie. In realtà Filippo Pergola è colui che ha reso possibile questo convegno e lo ringrazio io perché è particolarmente importante per me che seguo le tematiche di cui stiamo discutendo da moltissimi anni. Parlare di questo la settimana prima dell'approvazione della legge sulle unioni civili è particolarmente importante. Poi ci arrivo perché mentre parlava il professor Lingiardi, in realtà poi lo dico perché lì per lì ho pensato, dico no, non lo posso dire, poi l'ha detto lui, allora in effetti a un certo punto è interessantissimo, però mi sono detta perché dobbiamo farci tante domande, perché effettivamente sull'eterosessualità non ci si fanno tutte queste domande e rispetto invece all'orientamento omosessuale c'è così necessità di approfondimento. Il mio approccio è veramente quello, io a volte ho veramente difficoltà, lo dico spesso, a volte è stato anche un limite nella discussione perché per me è stato naturale, nel senso che non so dirvi se è una questione che deriva da un clima familiare piuttosto che da una impostazione assolutamente personale, ma io non capisco le ragioni della discriminazione e questo mi rende debole a volte rispetto anche a cercare di capire le ragioni. Anzi, da questo punto di vista chiedo a Filippo se effettivamente nella vostra capacità di ricerca non sia bene, non potesse essere utile organizzare successivamente qualcosa che a me, ecco, interesserebbe di più indagare le ragioni dell'omofobia, perché nonostante io ne abbia avuto un contatto molto forte da quando sono parlamentare, perché chiaramente prima anche se fai politica tendi comunque a chiuderti dentro una dimensione per cui comunque ti confronti con le persone più vicine a te, al tuo modo di pensare. Noi abbiamo, penso, anche la brutta abitudine, intendo come politici, di organizzare spesso iniziative in cui tutti la pensano più o meno allo stesso modo, cioè tutti i partiti lo fanno, difficilmente si riesce ad avere la possibilità di un confronto che potrebbe essere molto più utile. L'unica occasione di confronto in realtà sono quelli dei talk show televisivi che sono strutturati in maniera aberrante e quindi nei fatti, cioè una situazione vera di confronto e di discussione in realtà avviene soltanto all'interno delle, più che delle aule parlamentari, delle commissioni dove effettivamente si discute, si dialoga e spesso a me è capitato, ecco, di provare a comprendere punti di vista che effettivamente fino a quel momento mi erano sconosciuti. Quindi vi dico che io credo questo, sono ovviamente felice di approvare la legge sulle unioni civili, nel senso che non approvarla sarebbe stato talmente terribile che effettivamente non...
non avrei potuto, ecco, insomma, avrei avuto veramente difficoltà a poter alzare lo sguardo. Dopodiché mi resta comunque la profonda amarezza di esserci arrivati, intanto con il mettere fuori, e ci arrivo anche un attimo per chiedere un ulteriore approfondimento sulla questione di essere fuori il diritto alla genitorialità, che è un problema molto serio, e poi anche, vi dico la verità, nonostante perché il dibattito si è compiuto per lo più nell'aula del Senato, alla Camera faremo un passaggio di quasi di formalità, e credo che sia giusto così, e quindi chiaramente non ci sarà di nuovo la riedizione di tutto quello che si è sentito al Senato. Al Senato si sono sentite anche parole molto positive da parte in particolare di alcune senatrici che mi hanno fatto molto piacere. Purtroppo però la stragrande maggioranza, anche perché abbastanza normalmente intervengono di più quelli contrari che quelli a favore, perché chi è a favore non può fare ostruzionismo da solo e quindi chiaramente deve lasciare spazio per forza a chi è contrario. Ecco, è stato doloroso, cioè è stato doloroso per me, immagino che ovviamente sia stato doloroso per molti di coloro che sono qui, ed effettivamente devo dire che è stata una riedizione del dibattito che c'è stato quando abbiamo provato, fallendo, a fare la legge contro l'omofobia. E io nel mio intervento allora alla Camera lo dissi e lo ridico qui, perché io penso questo, che l'unica ragione per opporsi a una legge contro l'omofobia e la transfobia sono l'omofobia e la transfobia, cioè nel senso solo un omofobo può essere contrario a una legge contro l'omofobia, perché altrimenti non può non comprendere la questione. Chiaramente poi arrivo anche rispetto a tutto quello di cui ha parlato il professor Russell, perché invece è molto interessante sull'altra legge che stiamo facendo. La questione lì è il limite della libertà di opinione, per carità, però può essere un'affermazione omofoba libertà d'opinione garantita dalla nostra Costituzione? Io credo di no, ma chiaramente questo è stato il dibattito che è stato portato avanti. Tornando alla questione che vi dicevo prima, un altro dei temi che secondo me sarebbe utile, urgente approfondire, e ve lo chiedo anche, diciamo, proprio da parlamentare come supporto, è che la questione del diritto alla genitorialità delle coppie, delle famiglie omosessuali è un tema che ha veramente tanto bisogno di approfondimento. Allora, tutta la questione legata ai diritti e all'omosessualità, io sono convinta che nonostante quello che vi ho detto, nonostante la fatica, nonostante ancora siamo sicuramente un paese più arretrato di altri, però il cambiamento c'è stato da questo punto di vista, lo dimostravano i dati che ci faceva vedere il professore, ma comunque io penso che la maggioranza della popolazione sia effettivamente un passo avanti rispetto al passato. Non sono così sicura che lo sia sul tema della genitorialità, e che si collega, non può non collegarsi, lo dico perché abbiamo discusso questa cosa qualche giorno fa, rispetto al grande tema della gestazione per altri. Io vi dico sinceramente, non pensavo, ve lo do come piccolo elemento positivo, poi positivo dal mio punto di vista, chiaramente i punti di vista sono quelli fondamentali per dare un giudizio, e siamo riusciti a portare il Partito Democratico, comunque il gruppo più numeroso del Parlamento, a prendere una posizione aperta di discussione. Può sembrare poco, ovviamente, a seconda da come la si guarda, però in realtà vi assicuro che è stato importante. Io noto nei confronti del tema della gestazione per altri un approccio profondamente sbagliato, e che comunque in parte è condizionato da aspetti omofobi, nel senso che tutti sappiamo che la gestazione per altri è utilizzata per il 95% da coppie eterosessuali, però poi alla fine pensare, e c'è un tema che riguarda in particolare un pezzo di mondo femminista e così via, che veramente onestamente prescinde dalla questione poi delle che siano le coppie omosessuali o eterosessuali ad utilizzarla, però chiaramente crediamo invece che ci sia una componente quasi inconscia in larga parte che va a incidere lì, e su questo credo che bisogna effettivamente approfondire proprio sul piano anche dell'analisi
perché è su questo che dobbiamo soprattutto fare ulteriori passi in avanti, con un punto, il professore diceva prima la domanda, appunto, dice perché poi le persone effettivamente hanno paura dell'omosessualità. Un mio caro amico mi dice che ha una famiglia, una bellissima famiglia, 3 bambini con gestazione per altri, e che ha avuto effettivamente, come dire, vive in una classe sociale abbastanza elevata, e quindi da questo punto di vista è sicuramente stato facilitato, però mi racconta che in realtà, superato il primo approccio, è paradossale, ma l'identificazione di una coppia omosessuale con figli rende l'omosessualità normale, e da questo punto di vista fanno più fatica le persone eterosessuali come me, che non hanno figli, che hanno scelto di non avere figli, cioè una donna come me sposata che sceglie di non avere figli, viene vissuta in maniera più anomala, diciamo, rispetto magari a invece una famiglia omosessuale. Superato il primo approccio, poi nella capacità effettivamente di relazione, perché poi si partecipa a tutte quelle cose che rendono la vita normale, cioè la scuola, l'asilo, la scuola, i genitori, lo sport, tutti quegli aspetti che effettivamente invece aiutano, perché almeno il mio amico racconta, dice, poi tu alla fine hai questa idea, no, dell'omosessuale, che magari della persona omosessuale che vive vicino, che è ha una vita sregolata e che ha ancora quello, lo stereotipo che si porta dietro. Calandolo nella dimensione di una famiglia normalissima come tutte le altre, aiuta invece l'approccio. Questo, insomma, come elementi, diciamo, di richiesta di studio. Non vorrei farvi scendere troppo il livello, mi rendo conto che per voi magari sono discussioni e analisi già fatte nel tempo, però io credo che invece il mondo politico abbia bisogno di un'iniezione di approfondimento vero, un po' su tutto, però, diciamo, su questo tema sicuramente. E per non prendervi troppo tempo, però volevo anche darvi, vabbè, magari una notizia, io non so se è noto, perché poi noi viviamo dentro una società mediatica, quello che decidono di far passare si sa, quello che non passa è come se non ci fosse. Noi settimana prossima approviamo la legge sulle unioni civili, a giugno, all'inizio di giugno dovremmo approvare la legge contro il bullismo. Ora, intanto non entriamo nell'idea che le leggi risolvono, ci mancherebbe, è chiaro, però comunque il fatto che si prenda coscienza e che si cominci a inserirsi dentro una visione, c'è un rallentamento. La legge sul bullismo è stata già approvata al Senato, in realtà verrà modificata alla Camera, e perché essenzialmente l'approccio che è stato tenuto al Senato, e che larga parte è l'approccio della mia commissione, che è Affari Sociali, è quello nella direzione di cui parlava il professor Russell, cioè interventi che debbano puntare moltissimo sull'inclusione, sulla prevenzione, quindi in particolare coinvolgimento delle scuole e così via. È chiaro che c'è una parte più legata ovviamente alla Commissione Giustizia, ma in generale comunque anche il filone di pensiero, che mira di più alla parte repressiva, che comunque io credo abbia un suo diritto di essere, in ragione di essere, su un punto, e qui chiudo collegandomi alla cosa che ha detto prima il professor Russell rispetto al fatto che le cose vanno meglio ma potrebbero anche andare peggio. Ecco, da un lato io sono comunque ottimista rispetto all'evoluzione culturale della società, e secondo me i passi in avanti sono stati fatti e confido che si facciano ancora. C'è una cosa però che mi preoccupa moltissimo, che è questo nuovo modo, diciamo, di approccio, di discussione, di modalità di relazione, in particolare per i giovanissimi, che è ovviamente caratterizzata dalla nuova tecnologia. Ossia, io mi rendo conto che il telefonino, l'essere sempre connessi, ha condizionato e condiziona incredibilmente la mia vita. E io sono una che è cresciuta, cioè ha fatto la sua parte di infanzia senza tutto questo, quindi per quanto possa essere condizionato, l'età, il momento formativo non lo era. Quindi chissà i nativi digitali, come li chiamiamo, come saranno, che adulti saranno. Di sicuro quello che si riverbera, e per questo vi dico, la legge su bullismo e cyberbullismo in particolare, la parte repressiva riguarderebbe in particolare il cyberbullismo, perché voi sapete che è difficilissimo riuscire ad intervenire da parte delle forze dell'ordine, la cosiddetta polizia postale, ed è però un mezzo potentissimo di bullismo e di discriminazione e di violenza, come era inimmaginabile fino a pochissimo tempo fa. Ecco, questo a me fa molta paura, nel senso che non conosco nei dettagli la ricaduta effettiva che c'è nel mondo giovanile, però certo penso a quanto
cioè se io ripenso alla mia adolescenza, pur essendo una persona, cioè una donna eterosessuale, non avendo, come dire, particolari caratteristiche, è stata difficile. Immagino cosa sarebbe, no, cosa sarebbe stata nel momento in cui ti devi relazionare con questa capacità di affiggere migliaia di manifesti con la tua faccia in 30 secondi ovunque, e tutto quello che può essere quel meccanismo. Allora io credo che, proprio perché mi rivolgo a una platea di studiosi e di persone che sono in grado di analizzare anche gli effetti rispetto alla psicologia, di concentrarci molto su quello che è l'effetto di tutto questo, in relazione ovviamente alla discriminazione omosessuale, ma anche in generale. E da questo punto di vista voglio essere molto chiara: io non credo che, penso che almeno se uno ha un'impostazione di sinistra, non si possa essere antiprogressisti, cioè il progresso tecnologico non si può fermare, non è neanche giusto fermarlo, quindi non è questo il mio approccio. E tuttavia però credo che assumere consapevolezza rispetto a quelle cose nuove, quelle opportunità da un lato, ma rischi terribili che apre dall'altro, credo che debba essere al centro della nostra discussione. Penso da questo punto di vista però, e chiudo con questo elemento di speranza, che in effetti anche rispetto all'uso del web, che la peer education possa essere una delle modalità, perché se è vero che gli adolescenti si influenzano molto, potrebbe effettivamente essere nella capacità di poter trasmettere questa capacità di utilizzo anche una modalità, però onestamente non ho la competenza per poter dire questa cosa con certezza, è veramente solo una speranza. Il mio invito è quello di approfondire questa tematica, non credo possa essere, diciamo, relazionata direttamente nella questione della legge, però la legge apre a tutto quello che deve venire dopo, quindi la possibilità per le scuole in particolare, e comunque di chiunque associazione, di chiunque voglia agire in questo senso, di poter mettere in campo degli interventi specifici. E da questo punto di vista mi impegno ad approfondire la questione della questione che ci ha portato il professor Russell qui, per vedere se da lì si possono strutturare modelli da proporre poi effettivamente, ripeto, nella disponibilità e nella capacità delle scuole di costruire nella propria autonomia, però io credo che da lì passi effettivamente una capacità molto molto profonda. Immaginate che la legge che abbiamo, il fatto di aver inserito l'educazione al genere come obbligo all'interno della riforma scolastica, se voi sapete tutto quello che si è aperto rispetto all'educazione al genere, ci fa capire che c'è qualcosa che non funziona, non funziona nemmeno nella nostra informazione, perché non è tollerabile che si possa far passare quello che viene fatto passare rispetto alla cosiddetta teoria gender. Cioè è talmente assurdo che evidentemente qualcosa non funziona, e non funziona nemmeno all'interno delle scuole. Perdonate, ma non voglio rubarvi altro tempo, credo veramente di dovervi ringraziare per l'opportunità, e vi prego ovviamente di restare in contatto adesso, con me personalmente, ma in generale con le istituzioni, perché solo insieme possiamo fare passi in avanti. Grazie. Scusa Marco, posso? Mi dai un secondo? Soltanto per non ci hai rubato tempo, al contrario, perché negli scopi statutari dell'APRE, se no non saremmo qui a far convegni ma in università, c'è proprio questo, di essere a pieno servizio, la psicologia dinamica, recita proprio lo statuto dell'APRE, a servizio di ogni tipo di educatori e dei politici, cioè di coloro che si occupano della cosa pubblica. Ed è poi per questo che qualcuno dei nostri congressi è stato dato anche padronato al Presidente della Repubblica, cioè non in quanto congresso scientifico, che non viene concesso, ma proprio perché ci riconoscono questo scopo di promozione sociale. Quindi la tua presenza e quello che ci hai detto è fondamentale, e noi continueremo a essere a servizio tutte le volte che tu e altri ci chiamerete per essere, come diceva la professoressa Cavanna ieri, i consiglieri del principe, no? Dicevo oggi. Volevo soltanto proprio rubare 10 secondi, perché Antonio, che è un ricercatore brillante che è lì sopra, non fa il cameraman di professione, fa il ricercatore, co-editor della nostra rivista peraltro, mi ha chiamato dietro per dire, dico, ma tu non citi mai i tuoi libri? Un po' mi imbarazza questa cosa, e poi non sono, sono anche sforzi collettanei dei nostri, frutto dei nostri convegni. C'è uno in attesa del padre, no? La mente umana è in attesa del padre, sulla funzione paterna.
tra tanti studi anche recenti vostri, citavo però uno un po' antico. Mi rifaccio a questo antico, così nessuno c'ha niente da ridire. Come dire, in tempi non sospetti, Coat scriveva del discorso sull'omogenitorialità che le coppie omosessuali hanno la stessa suscettibilità ad eventuali problemi nella prole, né più e né meno di gran parte dei soggetti eterosessuali. Infatti, ci sono alcuni tipi di relazione eterosessuale con componenti fortemente narcisistiche, mentre si incontrano rapporti stabili e duraturi tra omosessuali in cui il partner è riconosciuto ed amato senza dubbio come un essere umano indipendente a cui è concesso un certo grado di diversità da sé. Coat, 1987, Seminari. Quindi, voglio dire, Coat non era omosessuale, è eterosessuale, ha scritto queste cose, no? In tempi in cui probabilmente ancora si condannava, era l'indice, quello che ci diceva un po' Vittorio. Quindi, okay, ringraziamo l'onorevole Piazzoni per questo intervento. Sarebbe bello sentire sempre parole come la formula che l'onorevole Piazzoni a un certo punto del suo intervento ha detto, cioè c'è la legge in discussione sull'omofobia, chi non vuole la legge sull'omofobia? Gli omofobi. Cioè sarebbe molto semplice se fosse possibile dire queste cose, ascoltarle e le cose fossero prese sul serio. Purtroppo ci sono ambienti che non sono neanche strani al PD, purtroppo, in cui si dice ma no, il problema è mal posto, perché noi non è che noi siamo omofobi, no, sono loro che sono omosessuali, come dice, non sono, no, sono loro che sono napoletani, non siamo noi, non siamo razzisti. Ecco. Il fatto di poter cambiare atteggiamento da questo punto di vista è quello che noi naturalmente auspichiamo, quindi... Grazie a tutti gli intervenuti e è il momento di fare la pausa prima della tavola rotonda. Così godiamo di più poi del dibattito che incominceranno a animarci. Bene. Questo progetto, come vedete, si chiama Le cose cambiano a Roma ed è un progetto di prevenzione del bullismo omofobico e della violenza di genere nelle scuole a cui hanno partecipato la Sapienza, la facoltà in particolare di medicina e psicologia e Roma Capitale, in particolare l'assessorato alla scuola, infanzia, giovani e pari opportunità. Tutto il progetto è stato coordinato da molti docenti della Sapienza e questa presentazione è giusto ricordare anche il collega Nardelli, Ioverno, Tanzilli, Nappa, l'assessore Cattoi e Vittorio Ringiardi. Per riprendere anche quanto detto da Steven Russell, anche i dati che abbiamo, sia internazionali che nazionali, ci dimostrano che in realtà è vero, gli ambienti scolastici non sono sicuri per i ragazzi e le ragazze appartenenti a minoranze sessuali e la percentuale di vittimizzazione, di molestie e anche di benessere psicologico, se confrontiamo gli studenti e le studentesse eterosessuali, sono molto diciamo più basse negli studenti e le studentesse appartenenti a minoranze sessuali. Alcune survey, per esempio, identificano percentuali altissime, per esempio il 72% degli studenti LGBTQ riferiscono di sentire regolarmente commenti omofobici. Molti studi, per esempio, dimostrano percentuali più elevate di comportamenti suicidali in studenti appartenenti a minoranze sessuali e poi, come ci suggeriva anche la Piazzoni, il politico, effettivamente è vero che il cyberbullismo risulta essere maggiormente, vedete, associato rispetto al bullismo offline con il malessere psicologico, ma anche con l'ideazione suicidaria. In genere gli studenti appartenenti a minoranze sessuali che hanno subito bullismo omofobico riferiscono voti scolastici più bassi, maggiori problemi anche in ambito universitario, maggiore dropout scolastico e maggiori comportamenti a rischio. Steven Russell ci faceva vedere, per esempio, rispetto anche all'abuso alcolico, al binge drinking, ma anche più alti livelli di depressione. Gli studi sul contesto italiano sono pochi, ma i dati che noi abbiamo che possiamo leggere e possiamo studiare sono allarmanti, con, vedete, delle percentuali di aggressione e di vittimizzazione molto molto alti. Anche i dati Istat del 2012 evidenziano come il 25% degli studenti appartenenti a minoranze sessuali hanno sperimentato discriminazione a scuola, ma anche discriminazione all'università a causa del loro orientamento sessuale.
perché i ragazzi in genere sono un ipotetico bersaglio di bullismo omofobico. Ovviamente una delle motivazioni più importanti sono i ruoli di genere e i tratti non conformi al proprio genere d'appartenenza. Essere percepiti come diversi dal gruppo di pari per qualsiasi forma, per qualsiasi caratteristica, ma anche avere amici e amiche o familiari LGBT, e poi anche sono vittime di bullismo omofobico coloro che difendono i diritti civili delle minoranze sessuali. Billy Elliot e la passione per la danza, appunto come nel film, non passa inosservato, e questo già è causa e può giustificare dei comportamenti di bullismo omofobico. Anche una recente ricerca su 2000 giovani adulti italiani e spagnoli evidenzia che il 30% dei giovani appartenenti a minoranze sessuali riferiscono livelli moderati di ideazione suicidaria, il 3% hanno un'ideazione suicidaria, e l'orientamento sessuale non eterosessuale insieme al bullismo a scuola triplica la probabilità di ideazione suicidale. Questi sono dati abbastanza recenti. Malgrado i dati italiani siano allarmanti, in realtà è molto difficile promuovere dei progetti nelle scuole per la prevenzione del bullismo omofobico e transfobico, e la maggior parte degli interventi sono spesso sporadici e non sempre sono coordinati tra loro, e spesso promossi da associazioni LGBT. In alcune, o comunque potremmo dire forse molte, scuole italiane non esistono curricula scolastici e libri di testo che quindi prevedono degli approfondimenti sui temi quali gli orientamenti sessuali e l'identità di genere. Spesso i dirigenti scolastici, più o meno in maniera esplicita, raccomandano che non si parli di questi argomenti perché può essere, diciamo, molto pericolosi, e gli insegnanti stessi spesso non si sentono preparati a trattare questi temi. Inoltre, nella maggior parte delle scuole italiane non ci sono politiche scolastiche chiare rispetto alle discriminazioni basate sul genere e sull'orientamento sessuale, e inoltre non ci sono The Gay Straight Alliance, che sono appunto queste associazioni che ci descriveva prima il professor Russell. Il progetto Le cose cambiano a Roma era un progetto che prevedeva una somministrazione online, degli incontri a scuola, un concorso finale e poi un evento finale dove restituire gran parte dei risultati dei progetti. Il progetto era, diciamo, promosso dall'assessorato, ma anche dalla Sapienza Università di Roma, la casa editrice SBN, e anche molti esponenti del mondo della cultura, del cinema, e tutte le associazioni, tra le più importanti associazioni LGBT romane. Che cosa abbiamo indagato? Il clima scolastico e il bullismo, per cui che cosa succede nella tua scuola, se ci sono o no stati degli episodi di bullismo omofobico e come sono stati gestiti. Abbiamo cercato di indagare anche quali sono gli effetti sul rendimento scolastico e sul desiderio di continuare a studiare. Abbiamo indagato la vita affettiva, relazionale, il livello di soddisfazione di vita, e anche il ruolo giocato dall'amicizia come fattore protettivo rispetto al bullismo omofobico. E poi se la scuola si occupa oppure no di questioni legate agli orientamenti sessuali e l'identità di genere. Questi, vedete, sono i dati di circa 1800 studenti romani. Intanto il primo dato è che il 10% circa delle studentesse, il 6% degli studenti si dichiara con un orientamento non eterosessuale, più o meno sono circa l'8% della popolazione studentesca, e vedete le percentuali come cambiano in funzione dell'orientamento sessuale. Se la sono compresa con te più di 3 volte nell'ultimo mese, il 12% dei ragazzi eterosessuali versus quasi il doppio della popolazione LGBT. Lo stesso andamento per ti hanno preso in giro, ti hanno insultato dandoti dei nomignoli, vedete il 12% degli studenti e delle studentesse eterosessuali, mentre arriviamo al 24% dei bisessuali o dei questioning, oppure ti hanno spinto e picchiato, 3% degli eterosessuali versus il 12% di questioning e bisessuali. Alcuni numeri del bullismo omofobico, vedete l'8% è la percentuale che abbiamo trovato, che è molto simile alla percentuale trovata in survey americane su vasti campioni, lì più o meno la percentuale è il 7,6%, noi siamo intorno all'8%. Vedete però che cosa succede a questo 8% di bullismo omofobico: rappresenta in realtà il 6% degli studenti e delle studentesse eterosessuali e il 35% invece di coloro che si definiscono GLB e questioning. Bullismo omofobico online, 4% degli eterosessuali, ma arriva al 36% di gay e lesbiche, e diciamo si triplica invece per quanto riguarda i bisessuali e si raddoppia per i questioning. Interessanti anche i dati sul dropout: effettivamente le persone appartenenti a minoranze sessuali sono più a rischio di dropout rispetto alla controparte eterosessuale.
minor benessere percepito e più desiderio anche di abbandonare la scuola. Un altro dato interessante, da chi ha sentito parlare per la prima volta di omosessualità, vedete solo l'8% riferisce di aver avuto, insomma, di aver sentito parlare di omosessualità dagli insegnanti, mentre internet e TV sono, diciamo, la fonte di informazione più importante. Addirittura questa generazione di studenti ci dice che la prima volta che ha sentito parlare di orientamenti sessuali era all'interno di trasmissioni come Il Grande Fratello, per esempio. Okay. Dove evidentemente, insomma, forse anche il tipo di il modo in cui si veicola no, certi tipi di contenuti non sono forse quelli più adatti. Ti capita di parlare a lezione di tematiche LGBT? Sì, nel 61% dei casi, quindi vedete, a questo punto sembra abbastanza buono questo dato, però guardate l'altro dato a fianco, i tuoi libri fanno riferimento a tematiche LGBT? Nel 91% dei casi no. Quindi questo vuol dire che anche gli insegnanti si trovano molto spesso a dover parlare magari di queste tematiche a fronte, diciamo, della mancanza di informazioni o di spunti utili nei loro libri di testo. Quindi questo è particolarmente, diciamo, complicato probabilmente. Prima di ora la tua scuola si è interessata al bullismo omofobico? Sì, nel 46% dei casi. È anche vero che questo, diciamo, questi studi sono stati fatti su circa 30 scuole secondarie di Roma Capitale, però è probabile che queste siano anche le scuole più sensibili rispetto a questo fenomeno, che quindi abbiano fatto, diciamo, anche delle attività precedentemente al nostro diciamo, intervento. Una parte interessante del lavoro che è stato fatto è stato anche quello di raccogliere le domande e i bigliettini, così li abbiamo chiamati, dei ragazzi e delle ragazze durante gli incontri nelle scuole, e nei prossimi mesi pubblicheremo anche un piccolo libro sul bullismo omofobico, dove abbiamo raccolto tutte le domande fatte dai ragazzi e le risposte che provengono non soltanto da professori universitari, ma anche risposte che provengono da persone del mondo della cultura o dello spettacolo. Quindi ad ogni bigliettino dei ragazzi ci saranno più risposte, alcune ironiche, alcune divertenti, altre più scientificamente fondate rispetto alle loro domande. E alcune domande riguardavano l'accettazione, del tipo cosa possono fare i gay e le lesbiche se i genitori sono primi a non accettarli, domande di questo tipo, domande legate all'omosessualità come malattia, e come si diventa, per esempio, gay oppure lesbiche. Alcuni bigliettini erano delle vere e proprie richieste di aiuto, altri erano, diciamo, dei commenti critici, altri invece dei commenti più positivi e entusiasti. Questo, diciamo, ho accelerato molto la presentazione perché siamo molto in ritardo. Questo è l'evento finale, vi lascio con alcune foto, che sono le foto fatte da una delle scuole che ha vinto il nostro progetto, il CineTV Rossellini, che voleva rappresentare attraverso queste foto anche il tema del coming out e della felicità, ma anche della sofferenza connessa degli orientamenti di tipo non eterosessuale. Sono foto molto belle che hanno vinto tra i primi premi del nostro progetto. La seconda edizione delle cose cambiano si è diretta alla formazione degli insegnanti, e nella terza edizione, che è quella che dovrebbe partire ma che probabilmente non partirà per tutta una serie di problemi anche politici, avrebbe avuto come obiettivo quello di creare dei GSA nelle scuole. Quindi speriamo che questo sia soltanto un momento di arresto, ma che nei prossimi anni sia possibile, almeno a livello, diciamo, sperimentale, di promuovere la costituzione di GSA forse anche all'università, perché mancano, ma anche nelle scuole secondarie di Roma Capitale nei prossimi anni. Vi ringrazio, queste sono alcune delle scuole che hanno partecipato al progetto. Allora, una serie di pensieri, anche per collegare la giornata di ieri e quella di oggi. Per intanto non ci stiamo ponendo, e in genere si pone poco, un altro problema. Ma perché l'omofobia? No. Perché la gente non si fa i cavoli suoi. No. Il discorso sull'angoscia di identità certamente ha un suo valore. Io devo dirvi che mi veniva in mente che in un mondo che io ho ben conosciuto, che è il mondo
del mare, dei pescatori e così via, dove il genere sessuale è tagliato con l'accetta. No? Ma il grande problema dell'omosessualità non si pone, no? Non si pone. Quindi sembrerebbe confermato che è un problema di identità. Però poi pensavo anche ad un dato storico un po' drammatico. Mi è capitato di leggere in questo meraviglioso, di rileggere in questo meraviglioso libro di Citati, che è un Meridiano Mondadori, che si chiama La storia della letteratura europea, che non solo Achille, ma Alessandro Magno, il Macedone, no? Aveva un patroclo di cui era impazzito. No? Poi credo che qualcuno abbia letto, se non l'ha fatto, colga l'occasione perché è meraviglioso, è Adriano della Ius Senar, no? Cioè tutti maci, no? Pesanti, dove anzi forse il rapporto omosessuale sembrava un compimento di questo. E allora ci dobbiamo dire, anche se sembra brutto in questa città, no? Che tutto è cominciato con religioni monoteiste, o perlomeno con l'idea di monoteismo, che per certi aspetti è stato un estremo avanzamento concettuale. No? E ci pensavo perché qui fuori ci sono dei bei cartelli sulla storia dell'Inquisizione. No? Cioè non ci dimentichiamo che il fondamentalismo l'abbiamo inventato noi cristiani crociati europei, no? Eccetera. E poi pensavo una cosa che ero incerto se dire, perché è troppo forte. Fra le varie curiosità della vita, io ogni tanto mi vengono quella per i termini, no? Perché mai si usano certi termini? Uno abbastanza usato, credo dappertutto, è quello di Finocchio. È così. Ma perché? Cosa c'entra, no? Il Finocchio, no? Mi è dato una spiegazione che io non so se sia vera, però è atroce. Siccome l'Inquisizione bruciava gli omosessuali, no? Il Finocchio era un sistema per togliere la pozza del cadavere bruciato. Devo dire, viene, manca il fiato, no? Ma così è, sembrerebbe. Allora, perché mai? Devo dirvi però, riprendendo il discorso di ieri, che nella cultura più totalitaria e che io conosco, che è quella mafiosa e fondamentalista, no? Per poter diventare, i mafiosi fanno un training serio, no? Come i nostri, che in 10 anni diventi psicanalista. Lì cominci 50 anni prima che nasci e poi viene seguito, direi, da quando fai la prima volta la pipì o succhi il seno della mamma, no? Eccetera. In questo training è previsto che se il bambino maschio, perché la femmina manca a pensare, no? Se un bambino maschio non deve frequentare 3 categorie di persone, o parenti o persone vicine a queste persone, una volta i comunisti, poi gli sbirri. Tu non puoi diventare mafioso se da bambino frequenti a scuola il figlio di un magistrato o di un poliziotto, cosa che però oggi comincia ad accadere, perché i bambini vanno a scuola, a proposito voi che vi occupate di scuola, cioè sì, i ragazzi vanno a scuola, no? E noi abbiamo fatto anche tanta ricerca, grazie al fatto che molti studenti che facevano le tesi di laurea o di dottorato avevano compagni di scuola, figli di mafiosi, che quindi con loro parlavano, con noi certamente no. E non potevi, e fin qui gli sbirri si capisce, non potevi diventare mafioso se avevi qualcosa a che fare con l'omosessualità, no? Cioè se frequentavi un bambino, no? Eccetera. E anche qui, ma i mafiosi che gliene frega?
No? Dice il retaggio e la cultura tradizionale terronea, può essere, ma c'è ben di più. La battuta che siamo trovati a fare, ma siccome c'è la par condicio, non è che un omosessuale spara meno veloce di un eterosessuale, no? O è più buono, è uguale, no? E allora perché? Come sempre con la mafia c'è qualcosa in più. Non è per il fatto che la mafia abbia, soltanto per il fatto che la mafia abbia pregiudizi omofobici di tipo antropologico. C'è un dato che è di tipo aziendale. Nella visione della mafia, tutto quello che ti rende ambiguo, no? O incerto è in affidabilità, no? Allora, questo è un mondo, quei due casi che conosciamo direttamente, di mogli che hanno tradito i mariti mafiosi, cosa che non capita mai, anche il contrario capita pochissimo, ma non capita mai perché è un mondo indifferente alla sessualità, no? Eccetera. In questo mondo succede che la moglie viene ammazzata per il fatto che è inaffidabile, non perché è bottana, non solo, no? Perlomeno. Perché se tu, padre di famiglia mafioso, fratello di mafia, figlio di... no? Non dimostri che a casa tua controlli tutto, per la mafia sei inaffidabile, quindi la tua vita è a rischio. C'è qualcosa in più. Come sempre la mafia strumentalizza tutto, non è un problema solo antropologico. Devo dirvi, senza sottovalutare il problema, che però mi veniva molto da pensare alla mia pratica clinica e credo anche a quello che in genere scambiamo e leggiamo con i colleghi. Il problema fortunatamente oggi è sempre di meno. Mi è capitato di dire dei genitori della campagna di Agrigento, che adoravano il figlio, ma erano terrorizzati per l'omosessualità, per motivi puramente antropologici, che poi erano figli che gli sembravano bellissimi. Una volta rassicurati che non è una patologia, che qui e che là, tutto sommato. Quindi se siamo arrivati alla provincia, ad evolverci in provincia di Agrigento, nelle campagne, no? Ci resta solo il Sudan, no? Dove forse questo problema non ce l'hanno mai avuto, comunque, no? Allora, io vedo, dico, ripeto senza volere sottovalutare, che sicuramente il problema fortunatamente a forza di battaglie si è evoluto. Vorrei dirvi il 68, siccome io vengo da lì, non è passato per caso, è tutto quello che è successo dopo, no? Quindi, oggi, certo, c'è il ragazzino che riceve la battuta dal bullo, ma la battuta è meno violenta, meno sprezzante, non so come dire, meno angosciata di una volta, per fortuna. Non che non ci sia, probabilmente. Però io vedo, se vediamo i ragazzi, eccetera, tutti hanno un amico omosessuale, come hanno spesso un amico di colore, no? Ripeto, non voglio negare che il problema ci sia ancora, ma non ha l'intensità. Oggi come oggi, secondo me, c'è un problema di totalitarismo, in un certo senso, che comincia ad apparire e che è un po' diverso, senza niente togliere tutto quello su cui abbiamo lavorato, ma abbiamo anche da lavorare sul futuro su una questione. Il punto, anche qui, il punto centrale è la relazione. A me, nella pratica clinica, mi capita poco di vedere sempre di meno, o di vedere sempre di meno, e anche agli altri, che una persona stia male per i motivi su cui stiamo lavorando, per l'omosessualità direttamente. Sta male per i cavoli suoi, e io su questo tengo anche a rivendicare che anche gli omosessuali hanno diritto a stare male. No? E non per motivi omosessuali, perché abbiamo rischiato di andare al contrario. Ah, io ho l'angoscia, ho la depressione, tutto in chiave di lettura omosessuale. C'è la par condicio, e secondo me è importante dirlo, non farsi
fuorviare troppo. A me capita, quando vi ho raccontato ieri quel caso di mafia con cui ho chiuso il mio discorso, cioè la signora che non poteva provare alcunché rispetto alla sua femminilità, questa mi sembra molto un rischio della contemporaneità. Cosa voglio dire? In passato la sessualità, così come la intendiamo noi postmoderni e postilluministi, ma anche post-sessantottini, non esisteva. Il piacere femminile. Ma guardate che il piacere femminile è un'invenzione degli ultimi 60 anni, tranne che per le Lucchese, le donne spiritose, quelle dei romanzi. Ma era previsto che le donne avessero piacere femminile. Le donne dovevano fare figli. Provate a chiedere alle vostre nonne o alle vostre madri se siete di campagna. Era previsto... Sì. Era previsto, ma anche gli uomini. Gli uomini, sino in epoca delle case chiuse, abituati che i rapporti sessuali duravano 3 secondi, si dovevano liberarsi della pulsione spermatica. Ma nelle case chiuse c'era scritto 5 minuti tot, 10 minuti, un quarto d'ora costa il triplo, la doppia costa ancora di più, cioè vuol dire che la doppia durava meno di un quarto d'ora. Cioè oggi come oggi si rompono, per molto meno si rompono i matrimoni, no? Ma queste sono conquiste molto recenti, non so come dire. Da quando però esiste la sessualità, esiste il problema di potersi vivere non la sessualità, che non è quello il problema, ma di poter vivere la relazionalità sessuale, lo scambio, la differenza, la reciprocità. Da questo di punto di vista della differenza, no? C'è anche un dato. Noi abbiamo fatto insieme con Vittorio, Massimo Manita, eccetera, un documento come ordinari di psicologia clinica, no? In cui si diceva che sostanzialmente la crescita dei figli dipende dalla qualità relazionale, non dall'orientamento sessuale dei genitori. Questo ormai è scontato. Devo dirvi, non è stato granché ripreso. Certo che non sia passata, no? La norma che consentiva le adozioni è sicuramente una sconfitta scientifica e culturale per noi. Che poi non sia stata fatta passare per il cambio di idea, per motivi di sondaggi, da parte della politica nuova, e se questa è la politica nuova. Ringraziamo il professor Loverso. Vi chiederei 7-8 minuti perché c'è anche il professor Salvatore che è seduto lì, quindi do la parola alla professoressa Di Santo. Dunque, le suggestioni di questa mattina per me sono state tante. E sentire anche di queste esperienze fatte nella scuola mi ha molto colpito, mi ha portato indietro nel tempo, avendo per parecchi anni lavorato con gli insegnanti in gruppi di lavoro, insegnanti che avevano bambini problematici in classe, e lavorando sulle emozioni che entravano nella relazione. E credo che il primato delle relazioni sia un fatto incontrovertibile e da cui partire. E per cui io mi chiedevo, e non è la prima volta che me lo chiedo in realtà, quanto noi viviamo oggi in una situazione in cui è diffuso, purtroppo, un pensiero ambiguo a tutti i livelli. E quindi è un problema che riguarda i genitori, gli insegnanti, i colleghi psicoterapeuti, è stato detto, e purtroppo lo confermo anche per esperienza personale. Per cui è un pensiero ambiguo che non permette la valorizzazione delle differenze. E
quando invece il modo migliore per promuovere realmente l'uguaglianza è proprio quello di valorizzare tutte le differenze, cosa che io credo si faccia ancora molto poco e troppo poco. Mi veniva in mente un'immagine che purtroppo mi è rimasta scolpita, ma credo parecchi di noi, quando i genitori sventolavano dei cartelli no gender. Questo no gender, io francamente non riuscivo a capire, perché i genitori protestano contro i docenti ed è nel no gender la perentorietà del rifiuto di qualcosa che non si saprebbe né si intende definire assolutamente, che impedisce quindi l'avvio di un qualunque dialogo, l'avvio di un qualunque confronto. Insomma, praticamente è come se dicessero no alla guerra, no alla pena di morte, no al razzismo. Ma allora chiediamoci di che cosa stiamo parlando, ecco, perché è spaventosa la mistificazione perfetta che si è irretita intorno a questa parola per occultare il vero bersaglio, lo diceva anche l'onorevole che ci ha preceduto, l'abbiamo purtroppo visto in questa discussione estenuante, paradossale, che sui diritti civili a cui purtroppo abbiamo dovuto assistere. E quindi la battaglia culturale e politica per combattere contro le discriminazioni che subisce chi, donna, omosessuale, transessuale, viene considerato inferiore solo per a ragione del proprio sesso, del proprio orientamento sessuale, della propria identità di genere. E io francamente, come diceva appunto anche l'onorevole prima, non lo so, per mia formazione, per ognuno, io credo pensa per la propria storia, attraverso la propria storia di vita. E allora solo così, insomma, possiamo evitare il pensiero ambiguo e invece instaurare delle relazioni sulla base di un pensiero che io definirei incarnato negli avvenimenti che ci hanno attraversato. E solo così è possibile affrontare delle relazioni sulla base della tolleranza, perché è su quello che poi si basa il riconoscimento delle diversità. Invece in un cartello no gender, che è abusato per come poi è stato riproposto nei telegiornali, nei talk show, il gender viene trasformato in uno spauracchio, in una sorta di fantasma che chiunque, a cui chiunque poi può attribuire che cosa? L'incarnazione delle proprie zone d'ombra non riconosciute e che vengono lì focalizzate, ma senza che sia quello il presupposto di un dialogo, di un confronto, che e poi è alla base della comprensione e della tolleranza. E io credo che l'esperienza personale, chi siamo, come siamo diventati, ciò che siamo, influenza inevitabilmente il nostro stare al mondo. E il nostro pensiero non può che venire dall'avvenimento, che dagli avvenimenti, o meglio parliamo al plurale, di ciò che ci attraversa, ci sconvolge, ci ha attraversato e ci ha sconvolto, e da ciò che su cui continuiamo a interrogarci e
che ci costringe poi a metterci in discussione. Allora io mi chiedo, come mai dobbiamo temere di riconoscere ad altri i diritti che sono nostri? Dico nostri nel senso di chi, avendo così, in base alla propria eterosessualità, li ha perché sono scontati, cioè che cosa mi toglie? Ma perché devo combattere qualcosa che semplicemente è diverso da me, è altro da me, niente di più e niente di meno? Ora io non so rispondermi, ma credo comunque che sia opportuno, mi auguro, che si possa inaugurare un nuovo linguaggio per poterci parlare, per poterci confrontare. E forse io credo, scusate, sarà banale, ma abbiamo bisogno di una nuova parola, abbiamo bisogno della parola amore, perché è questo che poi alla fine è quello che può sconfiggere il pregiudizio, perché il pensiero ambiguo è un pensiero che ha delle enormi falle, che si regge sulla malafede, che si regge sulla menzogna e che evidentemente, che vi devo dire, ha più paura dell'amore che della morte, insomma. Ecco, poi alla fine mi viene da dire questo. E quindi vorrei concludere, non tolgo tempo, semplicemente lascio delle domande aperte perché credo siano quelle che poi possano essere più utili per riflettere. Insomma, chiediamoci, ma noi chi crediamo di essere? Facciamoci questa domanda. E perché se ce la facciamo con onestà, allora andiamo ad incontrare sicuramente le nostre parti più disoneste, perché ci sono in ognuno di noi, e solo allora possiamo decidere con chi fare l'alleanza. Una sana alleanza. Io insomma, l'ho deciso, ma credo che insomma, in tanti di voi che siete qui, questa alleanza l'hanno già fatta, ma non è scontata purtroppo. E quindi, ecco, continuiamo a farci questa domanda. Chi crediamo di essere per giudicare? Basta. Ringraziamo la professoressa. Diamo la parola ad Arturo Casoni. Grazie. E poi il professor Sergio Salvatore. Grazie. Si sente? Allora, quello che mi ero proposto di dire oggi è stato in buona parte già detto da Lingiardi, e quindi ciò mi semplifica anche per la brevità del tempo il mio percorso. E avevo intenzione, io come di fatto è stato detto e fatto da Lingiardi, avevo intenzione di parlare non dell'omofobia degli altri, ma della nostra omofobia. Nostra significa operatori psi, nello specifico degli psicoanalisti, e di fatto Lingiardi ci ha raccontato, ci ha dato un'esemplificazione di alcuni aspetti, come dire, della diffidenza omofobica insita nella storia del movimento psicoanalitico. C'è un bel libro che io vi consiglierei a questo proposito, il titolo è L'omosessualità nella psicoanalisi, di qualche anno fa, del 2000, di Fabiano Bassi e Pier Francesco Galli. Ecco, lì si racconta, sulla base della documentazione ufficiale, la storia dell'omofobia all'interno di tutte le società psicoanalitiche. Allora, noi partiamo da lì, partiamo da questa storia di omofobia esplicita, sfacciata, spudorata. Sono cambiate alcune cose, ci sono altre cose ancora resistenti. Allora io vorrei parlare di questa omofobia implicita
Nessun psicoterapeuta, psicoanalista si dichiarerebbe forse si dichiarerebbe formalmente omofobo. Eppure io penso che una omofobia strisciante, come dire, dentro il nostro inconscio sociale continua ad esserci. Allora proviamo a riflettere su una identificazione di un garante metapsichico e metasociale, queste sono parole di Caes, di René Caes, di un garante metapsichico e metasociale che apra uno spazio mentale per accogliere l'omosessualità, per riconoscere la presenza dell'omosessualità, non negli altri, ma in tutti noi. Parto da una banalissima affermazione freudiana: l'originaria bisessualità di tutti gli esseri umani, non c'è bisogno di parlare degli altri, dobbiamo parlare di noi se vogliamo uscire fuori da una prospettiva omofoba. Allora, a me capita abbastanza spesso nella mia esperienza di trovarmi in contesti in cui si discute collettivamente di casi clinici, ovvero di supervisioni collettive, e in questi contesti abbastanza spesso, quando esce fuori dalla descrizione del caso clinico un comportamento omosessuale, prima o poi un collega tenterà una lettura psicodinamica dell'omosessualità, molto spesso dicendo anche delle cose congrue, corrette. Non mi è mai capitato, e questo lo diceva anche Lingiardi poco fa, non mi è mai capitato di sentire un collega che dava un'interpretazione psicoanalitica della scelta eterosessuale di un caso. Allora, questo mi sembra un punto di svincolo. L'eterosessualità non va interpretata, l'omosessualità sì. Questa è la dimostrazione del fatto che non c'è un garante metapsichico e metasociale nella nostra cultura di psicoanalisti che dia spazio di dignità, che dia cittadinanza all'omosessualità, in senso teorico, in senso metapsicologico. Allora io provo a darvi una proposta, un'ipotesi di un lavoro per creare questo garante metapsichico riguardo all'identità di genere. C'è un mio articolo che si intitola Identità di genere in adolescenza, lo sguardo di Tiresia sul maschio e la femmina. Questo articolo è pubblicato sulla rivista diretta da Filippo Pergola, l'International Journal of Psychoanalysis and Education, e quindi lo potrete leggere direttamente in internet. Allora, in questo mio articolo faccio un'ipotesi di costruzione di un garante metapsichico riguardo all'identità di genere, includendo dentro l'identità di genere anche la prospettiva omosessuale. Allora, partiamo da un dato che penso tutti noi condividiamo: la centralità di quella cosa chiamata complesso di Edipo all'interno della teoria psicoanalitica. È lì, in questo triangolo padre, madre, figlio, figlia, che si struttura la soggettività di quell'individuo, di quel figlio, figlia. Allora, è lì che per tutti gli esseri umani, o comunque per tutti gli esseri umani occidentali, si struttura una collocazione riguardo ai generi e alle generazioni. È lì che noi dobbiamo collocare il tema dell'omosessualità, o meglio, della bisessualità. A me piacerebbe non parlare più di omosessualità, a me piacerebbe parlare di sessualità, senza discriminare etero-omo. È all'interno di quel triangolo che dobbiamo leggere in senso biunivoco le connotazioni di genere, ovvero dobbiamo trovare un ruolo di interazione con il figlio-figlia caratterizzate appunto da una bidirezionalità eterosessuale-omosessuale, ovvero non più
badate bene che in tutta la tradizione psicoanalitica, quando si parla di complesso di Edipo, si fa riferimento alla madre e al figlio maschio. Perché? Perché non si fa riferimento alla figlia femmina e la madre? Perché non si fa riferimento alla figlia femmina e al padre? O al figlio maschio e il padre? La lettura dell'Edipo è sempre madre-figlio maschio. Poi interverrà il papà a dare delle leggi. Però il legame libidico, l'oggetto del desiderio, è la femmina per il figlio maschio. Tutto il resto viene in seconda battuta. Allora, guardate bene che questo è il mandato che ci viene da questo genio chiamato Sigmund Freud, per il quale la nostra riconoscenza è sconfinata, e ugualmente viene anche dai suoi lettori successivi, direi primo fra tutti Jacques Lacan. Anche lui, quando ci parla di Edipo, ci parla del figlio maschio e della madre. Allora, proviamo ad applicare una logica binaria riguardo al tema edipico. Anche a questo riguardo Lingiardi mi ha anticipato. Proviamo ad applicare quelli che sono stati gli studi sul gender del movimento psicoanalitico del Novecento anche al contesto edipico, e lì, attraverso questa logica che non è più out-out, o maschio o femmina, ma applicando la logica et-et, sia-sia, lì potremo trovare uno spazio mentale per costruire questo garante metapsichico o garante metasociale che ci possa sterilizzare riguardo alla omofobia, di cui soffrono anche gli psicoanalisti. Allora, è lì che possiamo trovare uno spazio mentale che ci possa aprire nuove strade. E a questo proposito, e qui concludo, sono stato rapidissimo, un riferimento a quello che ha detto Stephen Russell. Ci parlava di adolescenti. Ebbene, io lavoro specificatamente con gli adolescenti, e nell'ascoltare le narrazioni edipiche di questi ragazzi di 16 anni, 15 anni, 18 anni, allora lì colgo una storia molto diversa da quella che era la storia del piccolo Hans nella Vienna secessionista dei primi del Novecento. Le famiglie sono cambiate, i ruoli genitoriali sono cambiati, quella struttura familiare, quell'Edipo di quella Vienna freudiana non c'è più. Gli adolescenti lo sanno, gli psicoanalisti lo sanno un po' di meno. Allora togliamoci paraocchi e paraorecchie, ascoltiamo questi ragazzi e facciamoci insegnare da loro che cosa vuol dire trovare una collocazione di gender coerente con la realtà contemporanea. Grazie. Interviene dopo di lei, sì, se vuole. Sì. Poi diamo la parola poi ad Ignazio Dagli, pedagogista. Sarò, sì, prego, sarò io, la mia faccia sarà il timer, quindi mi guardate. Hai dei brutti, sì, brutti gesti. Prego. Allora, io ringrazio, mi ero anche dare spazio agli altri relatori. Io sarò rapidissimo, io non mi occupo di questo tema, però penso che lo tratto e mi interessa, insomma, ho seguito il discorso con attenzione ai vari interventi, perché penso che sia una di quelle aree, di quei fenomeni sociali che offrono la possibilità al sapere psicologico di incontrare un suo punto limite, cioè adotto una categoria progettiana per certi versi, cioè un sistema di conoscenza va avanti in maniera assimilativa, quindi in qualche modo digerendo la realtà dei fatti, fino a quando poi
la realtà, l'ambiente non si sottrae a questa possibilità e costringe il sistema ad accomodarsi, cioè a svilupparsi. Per cui fino a quando l'ambiente, senso lato, non offre resistenza, noi viviamo beati nella nostra cecità, perché la cecità è profondamente luminosa, diciamo. Allora, a mio avviso, il modo, cioè l'omosessualità, i fenomeni legati al gender, all'omofobia, ma insomma, sono tutte questioni che hanno due vertici, due direzioni, cioè di epistemiche, diciamo, euristiche. Una ovviamente rispetto al fatto sociale, e gli interventi che mi hanno preceduto in parte consistente si sono orientati in questa direzione, però implicano anche l'opportunità di uno sguardo riflessivo, cioè a ritroso. Cioè, fondamentalmente, l'opportunità di chiedersi, ma le categorie che noi utilizziamo, quindi per un ragionamento metateorico, se volete, le categorie che noi utilizziamo per trattare questo tipo di fenomeni ci sono utili? O funzionano come la forchetta per prendere il brodo? Fino a quando, sapete, si tratta di prendere, noi siamo ora di pranzo, la forchetta con il brodo, è una questione solo teorica, ma quando poi trattiamo situazioni di questo tipo ci dobbiamo anche chiedere se non siano iatrogene le categorie che utilizziamo, perché in qualche modo reificano fenomeni. Io vi richiamo un solo esempio, perché è quello che io in genere utilizzo prima insieme con la categoria di omosessualità come categoria clinica e psicologica, ed è quello lì, non lo riesco a ricordare in latino. Ma nel XVIII secolo gli psichiatri americani avevano coniato la categoria psichiatrica, non solo nosografica, degli schiavi incapaci a rinunciare all'istinto della fuga. Era una categoria nosografica. Voi capite che una categoria del genere, adesso noi la vediamo a distanza, non può non interrogarci non solo dal punto di vista della vacuità teorica e dalla validità clinica, ma anche dai danni sociali che produce, evidentemente, dal fatto che in qualche modo riproduce un ordinamento. Allora, io non vado molto avanti in questa direzione, mi limito però a segnalarvi tutta una serie di questioni metateoriche che io, ascoltandovi, ho raccolto, come tutte questioni che trattare in chiave riflessiva, non in maniera esclusiva evidentemente, perché comunque analizzare il fenomeno eccetera è compito della psicologia, ma introdurre anche questo elemento può fare bene sia a come si affronta questo aspetto, ma anche ad altre dimensioni, tipo recuperare una teoria della psicopatologia, giusto per dirne una. Perché vedete, lo ribadisco, c'è un momento della scienza che va avanti per accumulazione empirica, ma c'è anche un momento della scienza in cui si ritorna sulle categorie. E per fare questo sono necessari quei fenomeni marginali, cioè quei fenomeni su cui le categorie non riescono a funzionare molto bene. Se voi vi ricordate il libro di Umberto Eco, Kant e l'ornitorinco, ecco, l'omosessualità funziona come l'ornitorinco. Perché ci costringe a rivedere la categoria della distinzione netta tra mammiferi e uccelli, eccetera. No? Allora, molto rapidamente, così. Primo punto, è evidente il fatto che se noi parliamo di omosessualità ma non di eterosessualità, ci poniamo il problema, almeno ci dobbiamo porre il problema, se quando noi produciamo sapere, questo sapere non è anche una sorta di enactment culturale, cioè se non stiamo in qualche modo riproducendo una canonicità e che quindi il nostro modo di fare scienza, che rapporto è con dei canoni culturali più generali che ci portano a vedere delle cose e non altre. Un secondo elemento, la categoria omosessuale, omosessualità, è una categoria comportamentale o è una categoria, come dire, di natura ontologica? Cioè noi stiamo cercando, la distinzione è fondamentale, perché individuare la spiegazione di un fenomeno, da un lato il problema può essere difficile farlo perché i fattori sono troppi,
è in interazione troppo complessa tra di loro. Ma c'è un'altra ragione per cui un fenomeno non se ne può trovare una causa, è che non c'è il fenomeno da spiegare. Perché ci possa essere un fenomeno da spiegare, questo fenomeno deve avere delle costanti che hanno a che fare con una sostanzialità ontologica e per cui avere una causa unitaria. Se, facciamo un esempio, ci potrebbe mai essere una spiegazione dell'essere tifosi della Juventus? Evidentemente no, perché non ha sostanza, è un descrittore. Ci potrebbe mai essere una spiegazione del fatto che le persone sono bionde? Evidentemente no. Cioè non c'è un nesso tra ciò che rende specifico quel fenomeno e dinamiche psicologiche che lo organizzano. Mi fermo con un altro punto che secondo me è ancora più rilevante, ed è questo. Ma siamo proprio certi che noi le cause, le spiegazioni, le interpretazioni le dobbiamo cercare a livello del contenuto storico di questi fenomeni? Ma è proprio così ovvio che la psicologia deve avere teoria dell'omofobia, teoria dell'omosessualità, teoria del mangiare la pizza, teoria, cioè diciamo di contenuti concreti? O non ha più senso, se noi vogliamo individuare modelli interpretativi, quantomeno, non dico nel maggior senso, però diciamo, quantomeno vale la pena esplorare l'ipotesi che, come cercavo di dire ieri, la caduta di un bicchiere e la caduta di un vaso Ming, per quanto sul piano sociale sono cose diverse, ma sul piano astratto la fisica è andata avanti perché è riuscita a trasformarli in gravi. Allora la questione che noi ci dobbiamo chiedere è: qual è il processo psicologico che in certe circostanze storiche si instanzia e si manifesta nei termini di omosessualità, omofobia, eccetera, e in altre circostanze storiche, in altre latitudini geografiche, si istanzia in un altro modo? Cioè il punto qui, vedete, non è lo studio del fenomeno, ma è il settaggio del modo con cui noi affrontiamo i fenomeni psicologici. Perché quando noi facciamo questo, siamo portati inevitabilmente a trattare i fenomeni psicologici come ci ha insegnato mamma e papà, non come, come frutto di un'elaborazione epistemologica. Grazie. Ringraziamo il professor Salvatore. Do la parola a Ignazio Danni. Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare Filippo Pergola, ma l'associazione tutta di cui faccio parte, per avermi, cioè l'APRE, per avermi invitato qui, un po' come rappresentante dell'anima pedagogica, non so quanto degnamente rappresentante, comunque rappresentante. Volevo gli stimoli offerti nel corso di questa mattinata sono stati davvero tanti. Io provo a partire da alcuni dati molto recenti che ho avuto modo di avere sotto mano. Allora, sono di febbraio, quindi non è passato molto. C'è stata un'inchiesta giornalistica recente, appunto, a firma di Francesca Sironi, che ci dice come fuori, mentre fuori c'è un grande baccano, e ne abbiamo parlato, del fatto che insomma un baccano ce n'è stato a fronte della legge sulle unioni civili, ma a fronte anche, come dire, della riforma delle parti, diciamo, della legge sulla buona scuola che contenevano l'educazione all'affettività, ecco. Baccano ce n'era tanto, dice, dentro le mura della scuola, invece calava il silenzio. Calava il silenzio perché? Perché se abbiamo, ed è vero, io guardo ad esempio la collega insegnante, perché se abbiamo tanti insegnanti coraggiosi, ne abbiamo altrettanti che invece questo coraggio non riescono a trovarlo. Allora, gli insegnanti di fatto sono soli, lasciati soli. E si devono, nel trattare questa tematica molto delicata, si devono confrontare con la paura costante di essere, tra virgolette, bollati, etichettati come appartenenti a uno schieramento, a una parte, perché così le cose si sono venute strutturando, ecco, un po' come se fossero portavoce di questa presunta inesistente ideologia del gender, che tutti sappiamo appunto non sussiste,
sussistere, mentre invece ci sono i gender studies, che sono ben altra cosa. E, inoltre mancano, si dice, mancano testi cui far riferimento. È vero, nel senso che è parzialmente vero. È vero che i testi che ci sono, i testi scolastici e quant'altro, non contengono, come abbiamo visto, esplicite note sia contenutistiche che metodologiche, però è anche vero che alcuni testi, sia operativi, come accennava il Baiocco, il professor Baiocco prima, ad Amnesty International, giusto? Ma anche teorici, più teorici, ad esempio quelli formulati dall'Istituto OBEC in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale nel 2013. Sono passati 3 anni, questi testi non sono stati fatti circolare effettivamente nelle scuole. Quindi gli insegnanti avrebbero delle possibilità di riferimento, ma gli vengono di fatto precluse. Quindi, educazione sessuale e affettività, apprezzabilissimo il tentativo di introdurla nelle scuole, nell'ultima riforma, di fatto però, come tutti abbiamo visto, questa parte della riforma è caduta vittima delle crociate, dei veti, come dire, che sono stati posti. La morale di tutto ciò è che gli insegnanti si devono muovere da soli, se ci riescono, senza le spalle coperte. E questa è una criticità enorme. Un'altra indagine recente, questa è un'indagine fatta da scuola.net, è anche questa di febbraio, su un campione di 4.000 studenti da scuole medie e superiori, ci conferma tutto quanto già è stato illustrato da chi mi ha preceduto. Cioè, un terzo dei ragazzi non parla di omosessualità, ma in generale, diciamo, di tutte le questioni inerenti all'identità sessuale a scuola. Un settimo denuncia addirittura che gli insegnanti definiscono l'omosessualità una malattia. Un terzo denuncia casi di omofobia da parte di docenti e o coetanei. Il 33% degli intervistati non reagisce. Addirittura saliamo al 54% se consideriamo gli episodi di omofobia online. Uno su cinque non rivelerebbe mai la propria omosessualità a scuola, sempre uno su cinque si chiuderebbe nel più totale assoluto silenzio se scoprisse, tra virgolette, di essere omosessuale. E solo il 20% fa coming out. Come dire, questi sono dati, poi ce ne sono anche altri del 2014 che ci dicono come la discriminazione più sentita, proprio tra l'altro dati più scientifici, perché derivano da uno studio fatto dal Vox, l'Osservatorio sui diritti, più in collaborazione con varie università, tra cui la Sapienza, l'Università di Milano, l'Università di Bari, ci dicono che la discriminazione più sentita proprio nei posti dove ci occupiamo di formare i giovani, i futuri cittadini, no? Cioè la scuola nel 49% dei casi e la famiglia nel 42%. Quindi gli obiettivi che dovremmo tutti insieme porci sono proprio questi, scuola e famiglia. Dico tutti insieme perché io appunto di formazione sono pedagogista, ma da tanti anni mi occupo dei rapporti tra pedagogia e psicanalisi, e quindi l'invito è proprio quello a coltivare una sinergia in questo senso. Dobbiamo insieme intervenire sicuramente con gli strumenti che sono stati illustrati. Bellissima questa cosa del progetto Le cose cambiano a Roma, bisognerebbe estenderla su tutto il territorio nazionale, Le cose cambiano a Milano, Le cose cambiano a Napoli, Le cose eccetera eccetera. Intervenire non solo sui ragazzi, con i ragazzi, ma anche, e questo lo dico anche da persona che si occupa di educazione degli adulti, sui formatori, sui genitori. È recentissimo, di ieri ufficialmente, la notizia dell'ennesimo, no, episodio di suicidio a fronte di non accettazione da parte della famiglia. Ecco, allora, noi dobbiamo lavorare parallelamente, oltre che sui ragazzi, anche e soprattutto sui formatori, sugli adulti. Vorrei finire con alcune citazioni.
Dunque, io nel 2005 avevo organizzato in una piccola associazione di volontariato a Genova un incontro proprio di formazione dei formatori intitolato Educare alla diversità, l'omosessualità nei contesti formativi, è del 2005, quindi un po' datato. Abbiamo ripreso, in quell'occasione abbiamo ripreso un passo emerso da altri incontri formativi tenuti nel 98, quindi ancora prima, a Milano, alla Casa della Cultura. È venuta emblematica questa frase riportata durante i lavori in un workshop da una ragazza eterosessuale che si è confrontata con coetanei omosessuali. E la frase è questa: se ti ascolto con la testa, immancabilmente ti giudico e mi dai un profondo fastidio. Se ti guardo negli occhi, mi emoziono e sto bene e posso accettare il tuo mistero. Allora, questo secondo me ci dice tanto. Ci dice che se noi sappiamo intervenire in maniera adeguata con i ragazzi ci sorprendono. Sicuramente spesso e volentieri sono più avanti di noi. Quindi l'emergenza, mi viene da dire, è forse più quella di lavorare sugli adulti che sono deputati a formare i ragazzi. Ecco. E su questo guardarci negli occhi chiudiamo questa sessione. Non abbiamo più tempo per domande, quindi ringrazio tutti quanti i relatori, voi, e ci vediamo qui alle 14.45 per iniziare la terza sessione, Sin Etnie.